Buonasera a tutti e benvenuti su Radio UFOcast, la radio che fa fede al sito www.ufomachine.org. Io mi chiamo Caruso Colsi e stasera presenterò questa puntata dell'11 marzo 2011 che ha come argomento principe il TCT dinamico, ovvero uno degli ultimi articoli trovabili su UFO Machine che sono stati scritti da Corrado Malanga e stasera sarà qui con noi appunto a parlarcene. Ma intanto vi ricordo che potrete trovare già da stasera questa puntata scaricabile sul sito 1000 Mics al nome utente UFOcast. E voglio anche ricordarvi che ulteriori informazioni su di noi le potrete trovare nel nostro sito ufficiale www.ufocast.ufomachine.org, dove tra qualche giorno potrete trovare la puntata di stasera editata al meglio e leggere i blog di Tiziana Pompili e anche lasciarci dei commenti e fare delle domande. Insomma, www.ufocast.ufomachine.org, buttateci un occhio. Vorrei ricordarvi che questo sito di cui vi ho parlato adesso è un sottodominio del sito ufficiale di Corrado Malanga, cioè ufomachine.org. Vorrei anche ringraziare stasera Michele Valeriani alla parte tecnica e Massimo Del Genio che potrà intervenire in puntata con le domande che riterrà opportune, magari un po' più tardi. Vorrei anche ringraziare Tiziana per i blog e Mira in redazione. E adesso, cari ascoltatori, sapete che io di solito faccio un cappello introduttivo sull'ospite della serata, ma che dovrei dire, oltre a quello che ho già detto altre volte, a riguardo del nostro professore di fiducia. Abbiamo infatti conosciuto, oltre che per le conferenze, anche per i suoi scritti e gli articoli degli ultimi 25 anni che vertono sull'ufologia e le interferenze aliene, e lo abbiamo avuto in trasmissione nella puntata numero 12 del 4 febbraio scorso, dove è trapelato fuori anche la persona che è, al di là dello scienziato rigoroso e del professore che tutti vorrebbero. Vi ricordo che tutti i suoi articoli sono scaricabili gratuitamente nel suo sito ufficiale www.ufomachine.org e se non vi bastasse ce ne sono ancora altri sul sito www.intothegalaxy.net. E adesso non farò altro che andare al sodo e salutare il nostro ospite dandogli la buonasera. Quindi buonasera Corrado Malanga. Ci sei, Corrado? Buonasera a tutti voi, ci sono. Senti, io partirei subito con le domande perché la puntata di stasera sarà veramente densa di concetti, sei d'accordo? Sì, anche cose un po' complicate. Ok, allora entriamo piano piano nell'argomento di stasera, che ho detto essere appunto il Triade Color Test dinamico. Prima ti faccio un po' di domande per quanto riguarda le tecniche che usi e nella fattispecie dove prendi le idee per costruire queste tecniche? Le prendi dalla parte dello sciamanesimo, dalla psicologia, dalla PNL? Hai delle intuizioni a riguardo? Le prendo un po' dappertutto, perché io ritengo che la scienza sia una scienza come era una volta tanti secoli fa, cioè non c'è il pittore, il matematico, l'astrologo, ma c'è lo scienziato che deve essere una cosa unica che fa tutto, magari fa tutto male, però deve avere una visione d'insieme delle cose. Da questo punto di vista io non disdegno, quando mi sono fatto i miei conti magari matematici o geometrici o quello che sarà, verificare se questi conti hanno un po' alla Friedrich Capra, il Tao della fisica tanto per intendersi, hanno un riscontro nelle vecchie leggende sciamaniche, perché no? Oppure nei vecchi miti dei greci, e scopro spesso, anzi dovrei dire sempre, che ci sono delle fortissime analogie. Tutto nasce dall'osservazione, e qui sono d'accordo col povero Galileo che diceva il primo punto è
osservare un fenomeno fisico, ma ancora prima di questo è accorgersi che esso esiste. Così le tecniche che noi abbiamo utilizzato sono partite dall'osservazione. Osservazione ovviamente fatta su centinaia e centinaia di casi. Per chi venisse a trovarmi in dipartimento vedrebbe che la mia scrivania è piena di fogli. Questi fogli sono centinaia e centinaia di test di autovalutazione, e prima di questi c'erano centinaia e centinaia di test di SIMBAD. SIMBAD è un acronimo che vuol dire sistema per eliminare gli alieni definitivamente. Siamo partiti da lì, da questa cosa che abbiamo creato tanti anni fa, e io l'avevo creata in realtà, il SIMBAD. Poi vediamo brevemente di cosa si tratta, perché è la porta del TCT, del test di cui parleremo stasera. Il SIMBAD nasce perché avevo troppe persone che mi chiedevano delle risposte, e io non sapevo come fare. Le risposte volevano essere: sono addotto, non sono addotto, sono impazzito. E allora mi sono detto: perché non fare un qualcosa per cui la gente se lo vede da sola qual è la sua situazione? E così ho preso spunto da due o tre cose fondamentali, e lì ho preso spunto dalla bibliografia scientifica, che dal punto di vista psicologico era già uscita, cioè dal test, se vogliamo, la posizione delle cose. Max Pulver 1921 è un grafologo che studia la grafia dei bambini, però siccome i bambini non sanno ancora scrivere, li studia i disegni, e così si accorge che la posizione degli oggetti nello spazio per loro è molto importante, perché a seconda che tu disegni una cosa in alto o in basso, a destra, a sinistra, davanti o dietro di te, ha un suo significato psicologico. E poi lo psicodramma di Moreno. Moreno è un psicoanalista del Nord Europa, il quale per lavorare per esempio sempre sui bambini, che è strano, i bambini sono importantissimi, i bambini piccoli, li faceva recitare lo psicodramma: ti metti davanti a un palco e, bambino piccolo, tu reciterai un ruolo, io te lo racconto, devi recitare il ruolo di Nerone, che ne so, ti racconto la storia, te fai Nerone, te fai Agrippina, te fai un altro personaggio, quindi spieghi. Lo psicodrammista spiega i personaggi e poi dice ai ragazzi di recitare come vogliono loro il loro personaggio. Nel giro di 5 minuti il bambino che ha delle difficoltà ad esprimersi parte con recitare il personaggio, ma finisce per recitare se stesso, in uno psicodramma in cui esce il suo vero inconscio. E così lo psicodrammista riesce in qualche modo, lavorando su questi ragazzi, a farli esprimere. E io che cosa ho fatto? Ho costruito uno psicodramma interno, nella testa delle persone, il SIMBAD, dove avevo preso spunto dalla letteratura, da quello che c'era scritto in letteratura, dalla simulazione mentale, grande letteratura sulla simulazione mentale. Che cosa è la simulazione mentale? È una scena che te simuli nel tuo cervello. Te fai il commesso viaggiatore, domani mattina devi andare a portare i prodotti qui, lì, là, laggiù, e devi fare con la macchina un giro. Prima di andare a letto, prima di addormentarti, il tuo cervello pensa quale strada dovrai fare per fare un percorso migliore, per spendere meno tempo, meno benzina, per stancarti meno. Quella è la simulazione mentale. Altro esempio di simulazione mentale: che sei uno scultore, devi scolpire un grosso blocco di marmo. Lì non è che puoi sbagliare, se dai una martellata sbagliata ricominci da capo. E allora devi pensare prima a come colpirai il marmo per poter arrivare in fondo il giorno dopo senza sbagliare. Il giorno dopo te scolpirai il marmo come hai simulato nella tua testa. Un grosso esempio di simulazione mentale è il gioco degli scacchi. Te ti metti lì e pensi che cosa succederà se muovi le cose in un certo modo, fino alla decima, quindicesima, ventesima mossa. È tutta una simulazione mentale. Metà della partita l'hai già fatta quando hai mosso il primo pedone. E questo ti aiuta a
risolvere i problemi. Che vuol dire? Vuol dire che il mondo scientifico che studia le simulazioni mentali ti dice con le simulazioni mentali ti aiuto a risolvere i tuoi problemi, qualunque si siano. Quindi li uso nel mondo della fisica, nel mondo della tecnica, nel mondo della musica, quando mi immagino un pezzo nella testa prima di averlo scritto sul pentagramma. Così la simulazione mentale viene utilizzata negli ospedali, in cui si dice al soggetto che magari ha una gamba che deve fare riabilitazione, immaginati nella testa che stai muovendo questa gamba senza sforzo. Il soggetto che è stato trattato con questo tipo di trattamento guarisce 20 volte prima. È una cosa interessante. Lessi una cosa tantissimi anni fa, quando ero giovane, c'era uno psichiatra che si chiamava Lawrence Sparks, che era uno psichiatra che utilizzava l'ipnosi, e un giorno, californiano era questo signore, un giorno gli viene una paziente che tra i vari stress che aveva una problematica particolare, perché lei doveva vincere, insomma partecipare a un concorso di musica e suonare il pianoforte, solo che i suoi genitori erano poveri e lei non aveva il pianoforte. Così Lawrence Sparks mise in ipnosi la ragazza, gli insegnò come mettersi in autoipnosi e gli insegnò durante l'ipnosi a suonare un pianoforte inesistente, cioè a fare una simulazione mentale che le sarebbe servita per allenare le mani. Lei non ce l'aveva il pianoforte, e quindi come faceva? Bene, la ragazza, dopo alcune applicazioni di questa tecnica, ha vinto il concorso per il pianoforte. Questo è quello che riporta Lawrence Sparks nel suo libro Autoipnosi. Queste erano le osservazioni di partenza. Io sono partito da lì. Grazie, Corrado. Senti, ci fanno notare i nostri radioascoltatori che ti si sente un po' basso. Se potessi leggermente alzare la voce. Volentieri. Okay. Se ce la faccio, volentieri, sì, certo. Senti, visto che parlavi di carattere scientifico e valore statistico, che si combinano bene insieme queste cose, ti volevo fare una domanda ancora più specifica. Sì. Se le tecniche che usi partono più dalla matematica e dalla scienza e poi arrivi a un concetto a un carattere più concettuale, oppure inizia tutto da un concetto, una tua intuizione, e poi rivedi la tua visione e la controlli se ha anche dei caratteri scientifici. Sì, e sì. Te lo chiedo perché qualche volta nei tuoi congressi parli dell'effetto trippa, come lo chiami tu, dello stiracchiare un po' le cose. Sì, 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 certo, certo. No, io parto sempre dall'osservazione della natura e dalla intuizione. Dopo che ho creduto di fare un'intuizione, di avere avuto un'intuizione, guardo se dietro l'intuizione c'è una formula matematica che la può reggere. Esempio. Il problema degli UFO se ne discusse tantissimi anni fa. Ormai gli UFO non possono venire su questo pianeta, per gli alieni in generale, perché non si può superare la velocità della luce. Io ho detto, ma se gli alieni sono qui, in qualche modo avranno fatto, esiste una fisica che potrebbe spiegare queste cose? Mi sono messo a cercarla e ne ho trovata più di una di fisica che spiega l'andamento di queste cose. Sono andato a spulciare addirittura alcuni lavori che hanno fatto i militari americani, che avevano dato in appalto ad alcuni fisici americani i progetti per fare della letteratura scientifica sulla possibilità di usare campi magnetici rotanti per costruire aperture spazio-temporali. Quindi questo voleva dire da una parte che gli americani, ovviamente della marina soprattutto, si stavano interessando a progetti particolari, ma poi voleva dire che c'era dietro la possibilità che queste cose accadessero, perché le pagine
dei trattati che io ho letto andavano in quella direzione. Poi ho scoperto che esisteva un signore che si chiamava Bohm, che aveva praticamente risolto il problema già all'inizio con la sua fisica, la fisica di Bohm, della virtualità dell'universo, e allora ho voluto verificare se i fenomeni descritti dagli addotti potevano essere avere uno spazio di verifica nella teoria dell'universo olografico. Per questo ho scritto un articolo che si chiamava La fisica delle abduction, dove da una parte c'è l'osservazione, il testimone mi ha detto questo, questo, questo e quest'altro, è successo questo, il tempo si è bloccato, nel senso che qualcosa è successo che ci dà l'idea che il tempo si sia bloccato, il testimone non sa assolutamente cosa sia successo, ma è possibile vedere e descrivere le cose che lui descrive sotto forma di tempo bloccato. Allora, cosa dice Bohm? Bohm dice che le cose possono essere possibili in questo termine. E quindi era possibile che la fisica aveva già tutti gli strumenti per spiegare le cose. Quindi, prima, sempre l'osservazione del testimone. Non facciamo come il Centro Italiano Studi Ufologici, che tanti anni fa disse che gli UFO non c'erano, ma c'erano gli ufologi e dovevano essere studiati loro. Cioè, voglio dire, è come Mazzola che quando scartava una palla si sgambettava su se stesso e cadeva per terra, alla fine, con i suoi dribbling stretti a livello di calcio. No, noi dovevamo lavorare con l'osservazione del fenomeno fisico. Galileo ha detto, osserva il fenomeno fisico. Il testimone ti racconta questa cosa. Siccome io credo che dietro il racconto del testimone ci sia la verità, cioè io credo che se il testimone viene e ti dice io ho visto questo, non vuol dire che ha visto quello, ma vuol dire che ha visto qualcosa. Ecco, per esempio i centri ufologici tipo CISU, se te gli racconti io ho visto questo, loro ti dicono no, tu sei pazzo. Questa è la differenza fondamentale tra il CISU e me, sostanzialmente. Io poi prendo l'osservazione, la reintegro, la cerco di modificare per vedere se il testimone ha sbagliato qualcosa nella sua interpretazione e poi trovo una teoria della fisica o della chimica che possono spiegarla. Mi sembra un percorso scientifico estremamente corretto. Bene, senti, prima ci hai parlato del Sinbad e del fatto che il TCT deriva dal Sinbad. Siccome ne dovremo parlare tutta la sera del TCT e approfondirlo, in questa domanda ti chiedo nello specifico quali sono i punti in comune che legano la prima tecnica, appunto, del Sinbad, e dico prima perché risale ad anni fa, e in comune con la TCT dinamica di adesso. Ah, certo. Allora, io avevo costruito il Sinbad perché la gente si facesse da sola questa simulazione mentale basata su delle tecniche che avrebbero dovuto funzionare. Il testo era semplice: te ti devi immaginare dentro la tua testa di essere in una stanza fatta in un certo modo. In questa stanza chiamerai degli ospiti. Questi ospiti sono la tua anima, la tua mente e il tuo spirito, che entrano da una porta, da un'entrata, da quello che ti pare. Si presenteranno a te e tu li interrogherai, gli chiederai soprattutto chi siete e loro dovranno rispondere chi sono, eccetera, eccetera, eccetera. Nasce un rapporto così interno, dicotomizzato, tra te e le tue tre parti del sé. Anima, mente e spirito sono la rappresentazione junghiana di emisfero destro, di corpo calloso ed emisfero sinistro. Le nostre ipotesi di lavoro, che noi avevamo già verificato con l'utilizzo della ipnosi profonda, ci avevano fatto capire che queste tre componenti avevano una coscienza loro e che si comportavano con loro, con una loro volontà, che non era la volontà di quello che stava facendo la simulazione mentale, ma era una volontà precisa. Spirito si comporta in un modo, mente in un altro modo, anima in un altro modo. Sovente non sono neanche d'accordo tra di loro. Da questo punto di vista, noi ci eravamo resi conto, dopo centinaia di Sinbad, che il soggetto tendeva a vedere la parte animica che gli entra da sinistra, lo spirito che gli entra dalla parte destra e la mente che in qualche modo prende una posizione centrale. Se dopo ci si avvicina molto a questi tre soggetti, anima, che era
comparsa a sinistra, praticamente si spostava sulla destra, praticamente sulla spalla destra del soggetto. Spirito si spostava sulla spalla sinistra e mente rimaneva al centro. Non solo, ma avevamo notato che anima era sempre un aspetto femminile, spirito era sempre un aspetto maschile e la mente sempre un aspetto androgino. Non solo, ma avevamo notato che, nella maggior parte dei casi, anima era sempre vestita di bianco, celeste, azzurro, blu. Spirito era sempre vestito di verde e di rosso e mente era sempre vestita di verde o azzurretto verde, colore dell'acqua. E noi non sapevamo perché all'inizio, ma le cose stavano in questo modo. Statisticamente, dopo centinaia di casi, ci eravamo chiesti: ma perché questi si muovono e hanno una gestione dello spazio tutti uguali e sono vestiti con colori uguali? Magari non ti comparivano esseri umani, ti comparivano anche cubi, quadrati, rettangoli, però avevano quella posizione e quel colore fondamentale. Dopo che abbiamo fatto questa osservazione, ci siamo resi conto che i tre componenti erano la rappresentazione fondamentale di tre dei quattro componenti alchemici: aria, terra, acqua, fuoco. Il corpo era la terra, colore marrone, non compariva nel Simbad. Aria era anima, blu, azzurra, il colore del cielo, dell'aria. Il fuoco era lo spirito e la mente era l'acqua, in tutte le sue componenti, in tutte le sue manifestazioni. Questo voleva dire che i colori erano la rappresentazione archetipica delle tre componenti della triade anima, mente e spirito. Allora, siccome c'era tanta gente che faceva fatica a fare il Simbad, perché il Simbad lo fai bene se sei visivo, ma se sei auditivo o cinestesico, cioè non sei in grado di immaginare bene le cose nella tua testa, ma magari vedi bene, senti bene i suoni, ti accorgi bene delle emozioni, dell'odorato, del tatto, del caldo e del freddo, ma non riesci a vedere bene, il Simbad diventava complicato per essere un autosistema autogestito da te. Poi ci rendemmo conto che se una persona ti indirizzava a fare il Simbad dall'esterno, tu, cioè, non eri colui che faceva le domande, colui che faceva le risposte, colui che te le organizzava nella testa era fuori di te, era il tuo amico, il tuo compagno, e tu dentro dovevi solo rispondere e gestire le immagini, il Simbad veniva molto meglio. Capimmo subito che questo era un problema che già era uscito dalla neurofisiologia di Coslin. Coslin, neurofisiologo, stabilisce una cosa fondamentale: che il cervello è come un computer, più cose gli fai fare e più rallenta. Allora a metà del lavoro si faceva dall'esterno, io inducevo subito il Simbad e ti dicevo: ora sei in una stanza, ora entrerà anima, ora entrerà spirito, mente, gli parlerai, digli questo, digli quell'altro. Io gestivo dall'esterno, il soggetto diventava molto più veloce nel fare, nell'arrivare in fondo. In parole povere, abbiamo pensato di poter sostituire la stanza in cui c'era un sacco di particolari da visionare, le tre entità, anima, mente e spirito, che erano persone vestite a volte in modi molto complicati, con tre sfere luminose, tre palle luminose, tre concetti archetipici, ideici, fondamentali, i tre colori fondamentali che sarebbero stati la rappresentazione di anima, di mente e di spirito. Ed è nato così il primo test, triade color test. Senti, a differenza del Simbad, come dicevi, che nasce per essere fatto da soli, il triade color test dinamico si fa con un operatore, proprio per le cose che hai spiegato poc'anzi. È opportuna una preparazione del soggetto al TCT? Si applicano delle induzioni ipnotiche, benché leggere, per far partire questa tecnica? Dunque, il TCT ha una caratteristica fondamentale. Se tu lo lavori da fuori, la prima volta che tu lo devi fare, la prima volta che lo fai sempre indotto, no autoindotto. Cioè,
è uno dall'esterno che ti deve aiutare a farlo. Dopodiché tu impari cosa vuol dire, capisci quali sono le sensazioni, dopodiché la seconda volta lo puoi, con qualche piccola difficoltà, fare anche da solo. Però la prima volta è obbligatorio che qualcuno ti aiuti a farlo dall'esterno. Questo perché se no c'è il pericolo che tu non segua le istruzioni precise. E se non segui le istruzioni precise la prima volta, poi ti confondi e fai delle cose che non sono giuste. Questa è una cosa che noi abbiamo notato anche con Sinbad. Sebbene io avessi scritto, anche nella Flash Mental Simulation, avessi scritto delle istruzioni precise, bene, la gente non le seguiva. Mi diceva, io ho seguito le istruzioni. No, non le hai seguite le istruzioni. Quindi questo mi sono accorto anche in laboratorio. Quando te dai una ricetta a un soggetto, gli deve preparare un composto chimico, deve fare così, 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 così e così. Bene, la gente non è capace di seguire una ricetta. Non è proprio capace. Pensa di poter improvvisare. Pensa che se io questa cosa la faccio prima o la faccio dopo sarà uguale. Non è così. Devi seguire delle istruzioni precise, se no la tua testa andrà fuori strada. E questo lo dico soprattutto per quelli che sono identificabili come schizofrenici, perché tenere uno schizofrenico su un binario è una cosa piuttosto complicata. E se c'hai uno schizofrenico davanti e sai come si fa il TCT, lo obblighi a stare lì, a stare sul binario. Se te non hai la capacità di distinguere uno schizofrenico da una persona normale, non sei neanche in grado di farlo te, il TCT, su di te. Quindi figurati se sei in grado di farlo su un altro. È evidente che il TCT è facile da farsi quando lo hai fatto e lo hai subito su di te, perché allora hai sentito anche da un punto di vista emozionale che cosa ti produce. Ma se non sei una persona che è particolarmente addentro a queste cose, che non sa cosa sono le simulazioni mentali, che non conosce il funzionamento degli due emisferi, ci sono delle grosse difficoltà. Anche le cose più semplici possono diventare estremamente complicate. È chiaro che è facile attraversare la strada. Te guardi a destra, guardi a sinistra, e poi metti il piede a destra, davanti al piede a sinistra, davanti al piede a destra, davanti al piede a sinistra. È banale. O come mai tanta gente finisce sotto gli automobili? Perché la gente si distrae, non fa le cose giuste, è un po' rincoglionita e qui inciampa, e quindi anche se sembra una cosa facile, poi finisce che ci rimetti la pelle. Il TCT, come tutte le altre cose, ha delle regole precise, poche, banali, ma devono essere in modo ferreo rispettate. Grazie, noi ricordiamo ai nostri radioascoltatori di non andare per tentativi e soprattutto di non azzardare con queste tecniche, benché noi le divulghiamo e Corrado Malanga le scriva e le renda pubbliche anche gratuitamente, non significa che ci si possa scherzare, non stiamo parlando di giochi. Io ci tengo a ridirlo più e più volte perché spesso ci chiedete di fare le cose da soli, se si può fare. No, vi è stato detto anche stasera da Corrado Malanga, quindi penso che sia la voce più altisonante in questo caso. Sì. Anche se sono convinto che non servirà ancora, perché su questa cosa bisogna insistere e insistere parecchio. Lo faremo ancora, allora lo ripeteremo ancora. Senti, ci potresti parlare, siccome il Triade Color Test significa appunto il colore, il test che si fa per i colori della triade, ci potresti innanzitutto introdurre il sistema RGB, cioè Red, Green and Blue, ovvero rosso, verde e blu, e anche come si contrappone con l'altro sistema, il giallo, magenta e ciano? Come funzionano questi due sistemi? Allora, la cosa è molto semplice. I colori sono legati a forme di lunghezze, a lunghezze d'onda della luce. La luce ha diverse lunghezze d'onda, c'è la lunghezza d'onda che corrisponde al blu, quella che corrisponde al verde, quella che corrisponde al rosso. L'occhio umano, quando deve vedere nello spettro del visibile, vede tutto quello che c'è tra il blu e il rosso. Oltre il rosso c'è l'infrarosso, che non si vede, e oltre il blu c'è l'ultravioletto, che non si vede. Bene, per esempio, i tre colori fondamentali con i quali si costruiscono tutti gli altri colori sono il blu, il verde e il rosso. Il nostro televisore
con questo sistema funziona. Il PAL, il sistema che noi usiamo in Europa, funziona in questo modo. Non è come l'NTSC americano, che invece manda due colori semplicemente e ricostruisce il terzo nel televisore. Sono due sistemi completamente differenti. Il nostro sistema vede, e con i tre colori fondamentali è in grado di ricostruire tutti gli altri colori. Perché? Perché la miscelazione di un po' più di blu, un po' più di rosso, un po' più di verde fornisce esattamente tutti i colori che noi vediamo. Quindi la tavolozza dei colori è costituita solo da tre cose: il blu, il verde e il rosso. Il verde, poverino, guarda caso, sta nel mezzo come lunghezza d'onda tra il blu e il rosso. Quando e poi va detto un'altra cosa: esiste, questo lo sanno perfettamente le persone che si interessano di informatica, che costruiscono le stampanti e hanno a che fare con gli inchiostri. Noi possiamo costruire tutti i colori anche utilizzando altri tre colori, che sono i colori complementari, che sono il ciano, il giallo e il magenta. Cosa sono questi colori? Sono gli anticolori. Il blu come anticolore ha il giallo. Se te prendi il blu e il giallo insieme, viene fuori il nero. Il rosso ha come anticolore il ciano. Il ciano è quella specie di azzurretto chiaro chiaro, che non è blu, è azzurro. E così il verde ha come controcolore il magenta, che è una specie di viola, se così si può dire. Le lunghezze d'onda sono complementari e sono speculari. Allora, il mondo, l'universo, può essere identificato come una serie di tre assi che si incrociano e dividono l'universo in otto ottanti. Questi otto ottanti sono caratterizzati da sei semiassi. Questi sei semiassi hanno i colori RGB e ciano, giallo, magenta. Praticamente noi riusciamo a distinguere l'universo, a descriverlo con i colori, a descrivere la materia e l'antimateria, l'energia e l'antienergia, lo spazio e l'antispazio, il tempo e l'antitempo, semplicemente lavorando con i colori. Allora, quando noi diciamo a un soggetto: immaginati nella tua testa un colore per anima, un colore per spirito e un colore per mente, automaticamente il nostro inconscio, che lavora con le leggi di Koslin, cioè tutta la fisica che è del mondo di fuori e anche la fisica che viene riprodotta nel mondo dentro, dentro il tuo cervello, la stessa fisica è identica fuori e dentro il tuo cervello, bene, il tuo cervello prende anima e spirito e li mette agli antipodi, come due cose opposte tra di loro, e affibbia il colore blu ad anima ed il colore rosso a spirito, tenendo presente, inconsciamente non se ne accorge, che ad anima ha dato il colore del vento, dell'aria, del cielo, e a spirito ha dato il colore del fuoco, proprio come risulta essere a livello di alchimia, come risulta essere a livello di identificazione di archetipi, come risulta essere addirittura descritto nel mito più antico. È evidente che nel mezzo c'è la rappresentazione ideica della mente, e la mente che fa da trade union tra lobo destro e lobo sinistro, emisfero destro e emisfero sinistro, parte maschile e parte femminile di te, non può che essere il centro della tabella dei colori, cioè il verde. In questo contesto c'era il perché nel Simba da anima, mente e spirito erano colorati in quel modo lì, e quindi nel TCT, nel Triade Color Test, quando noi diciamo appariranno tre sfere che sono anima, mente e spirito, queste tre sfere in una persona psichicamente normale sono blu, anima, rossa, spirito e mente verde.
Grazie, abbiamo detto ai nostri radioascoltatori che possono scaricarsi il file del tuo sito, sul tuo sito direttamente. Bene, potrebbero, se vogliono, scaricarselo direttamente adesso e seguirlo mentre parliamo, così da avere più informazioni direttamente da te, insomma, dall'autore. Io ti chiederei di approfondire un po' questo discorso, cioè come si sposano i tre colori con la triade, perché so che c'è un legame fra frequenze più o meno profonde. So che il blu ha una lunghezza d'onda più ampia, giusto? E il rosso invece è il contrario. Allora, dunque, un conto è la frequenza, un conto è la lunghezza d'onda. Il blu ha una frequenza più corta e quindi una lunghezza d'onda ovviamente più più piccola. Il rosso ha una lunghezza d'onda, ha una frequenza più larga. È il problema dell'energia. Il rosso ha meno energia del blu, il blu ha più energia, il rosso ha meno energia. Siccome l'energia è legata alla frequenza, più la frequenza è elevata, più l'energia è elevata. Però la lunghezza d'onda con la frequenza non ha niente a che fare, anzi è una cosa contraria. Sicché quando il soggetto vede il blu o vede il rosso, deve pensare che il blu ha un'energia alta, però lo deve mettere sempre, se non è mancino, lo tenderà a metterlo sempre alla sua sinistra quando lo vede davanti con gli occhi, e invece il rosso tenderà a metterlo alla sua destra, sempre che non sia mancino, perché se è mancino all'interno del Simbad o all'interno del triade color test, le due sfere cambieranno posizione. Questo perché? È semplice, perché quando le sfere compaiono, le sfere rappresentano in qualche modo il tuo lobo destro e il tuo lobo sinistro. Allora, se io sono normale, quindi non sono mancino, sono destro, quando mi compare la sfera che corrisponde alla mia, al mio lobo destro, mi compare in vicinanza del mio occhio sinistro, perché il mio occhio sinistro manda le immagini al lobo destro. Quindi, come percezione simbolica, io vedo tutto quello che è come contenuto del lobo destro, lo vedo alla mia sinistra. Ma quando non c'ho più la visione, perché la sfera mi si è spostata ed è venuta verso di me, quasi quasi mi viene dietro, allora dietro la sfera che io vedevo di anima con l'occhio sinistro mi si pone invece alla mia destra, vicino al mio lobo destro. Quasi volesse dire: io sto a destra. Quando sono davanti a te tu mi percepirai con l'occhio sinistro, ma quando sono accanto a te sono dalla parte giusta. Così fa anche lo spirito, il quale compare davanti a te a destra, ma se si va a mettere dietro di te cambierà e si metterà sulla sinistra, cosa che non succede con la mente, che rimane sempre, in ogni caso, piazzata verso il centro. Questo era il primo aspetto che metteva insieme la teoria dei colori con la croce di Pulfer degli spazi, dove Pulfer era quello che diceva: a secondo delle cose che stanno a destra o a sinistra, tu esprimi in qualche modo il tuo carattere. Pulfer diceva questo. Ora, bisogna capire una cosa fondamentale, che anima è quella che ha una lunghezza d'onda più bassa. Il suono di anima è un suono, se vogliamo paragonarlo archetipicamente a un suono, basso. Almeno così viene detto in alcune ipnosi. Quando la parte animica, ed ecco che allora prendiamo anche i dati che venivano fuori dalle ipnosi, quando viene detto alla parte animica di un soggetto messo in ipnosi, come si fa a staccare la parte animica dal DNA? Noi sappiamo che la parte animica è legata al DNA, e mi ricordo che una signora, che tra parentesi non aveva grande cultura in fisica, diceva: con il suono del tamburo, con il suono tribale del tamburo, che sicuramente è un suono basso. In un altro caso un soggetto parla di Hertz e si cerca di comprendere che sono circa 12 gli Hertz che in qualche modo caratterizzano la frequenza di anima. Questo ha
è un dato che, di cui sicuramente dovremo tenere in considerazione quando noi passeremo al Triade Sound Test, che stiamo pensando nella nostra testa ora. In parole povere, i colori e i suoni sono collegati insieme e sono collegati non solo con le lunghezze d'onde dei colori, ma sono collegati anche con la posizione delle sfere che noi abbiamo a destra, al centro, a sinistra e così via. E era evidente, il principio fondamentale è questo: se una persona sana, e noi l'abbiamo visto su centinaia di casi analizzati, mi vede quando io gli dico sei in una stanza, al centro di questa stanza buia, tu non vedi niente, però sai che ci sono tre lampade, queste tre lampade si accenderanno quando io ti dirò di accenderle. La prima lampada che si accende è la lampada che avranno colori differenti, queste lampade, e posizioni differenti. La prima lampada che si accende è quella di mente, la seconda è quella di spirito, la terza è quella di anima. Guarda le lampade, come si sono accese queste grandi sfere luminose? Dove stanno? Che colore hanno? Bene, in questo caso la persona sana di mente vede sempre, sempre mente verde, colore dell'acqua, archetipo dell'acqua, spirito rosso, archetipo del fuoco, anima blu, archetipo dell'aria. Sempre la persona correttamente equilibrata le vede a 120 gradi intorno a te e vede anima dietro di te alla tua destra oppure davanti a te alla tua sinistra, e spirito il contrario. Questo era la persona sana. Come rispondeva una persona con dei problemi psicologici? Come avrebbe risposto un addotto? Ed ecco che abbiamo capito delle cose incredibili. Prendiamo le persone che hanno dei problemi, dei disturbi mentali, lasciamo per un attimo perdere gli addotti. Avevamo visto che i colori venivano modificati. Perché? E come? Semplice. Il colore RGB, cioè rosso, verde e blu, di anima, mente e spirito, venivano tramutati nei pazienti con qualche psicopatologia in ciano, giallo e magenta. Non tutti, alcuni. Magari lo spirito era giusto, ma anima e mente no. Facciamo un esempio. Perché, per esempio, spirito è rosso? Spirito appare rosso perché le sue tre componenti, che sono spazio, tempo ed energia, hanno tre colori. Lo spazio ha il colore rosso, il tempo ha il colore blu e l'energia ha il colore verde. Questi colori sono stati identificati su base archetipica. Ce l'ha detto l'archetipo, ce l'ha detto il mito, ce l'ha detto la storia e ce l'ha detta il Sinbad e ce l'ha detto l'ipnosi regressiva. Ora, a partire da queste osservazioni, spirito è rosso. Perché? Perché spirito ha l'asse dell'energia e l'asse del tempo, ma non ha l'asse dello spazio. Quindi come colori ha il verde dell'energia e il blu del tempo, che si assorbono. Questa sfera assorbe questi due colori, non assorbe e butta fuori il colore dello spazio, che non ha. Quindi tu vedi la sfera dello spirito rossa, perché lui assorbe il blu e il verde, ma butta fuori il rosso. E se io ho uno spirito, nella persona sana, e se io ho uno spirito giallo? È semplice, lo spirito giallo vuol dire che in qualche modo si ottiene, se anche l'asse del tempo non viene assorbito, ma viene buttato fuori. Tu butti fuori il rosso e il verde ed ecco che la sfera ti appare gialla. Ma cosa vuol dire in termini semplici? Vuol dire che il tuo spirito non ciuccia dall'asse dell'energia. Ah, il chakra, direbbero gli amanti della New Age, bloccato. Il chakra dell'energia è bloccato e lui, poverino, appare giallo invece di essere rosso. La cosa interessante, che era veramente la cosa che ci ha fatto sbarrare gli occhi, era che se nella fase del TCT dinamico noi prendevamo lo spirito e gli dicevamo: prova, caro spirito, a diventare rosso, prova a vedere come stai, nella tua simulazione mentale riuscivi a far diventare la sfera di spirito rosso, il soggetto guariva. Faccio un altro esempio, sempre persone non addotte.
La persona non adotta ma schizofrenica vede la sua mente e il suo spirito rosso, la sua anima blu e la sua mente nera. Cosa vuol dire nera? Questo era lo schizofrenico. Il nero vuol dire che assorbe tutto. La mente c'è, assorbe, prende tutte le informazioni dall'esterno, ma non butta fuori niente. La mente dello schizofrenico non parla. La mente dello schizofrenico non è in grado di mettere insieme il lobo destro con il lobo sinistro, i due emisferi, e farli parlare tra di loro. Per questo lo schizofrenico non è in grado di stabilire un rapporto tra causa ed effetto delle cose che lo circondano. E quando lo schizofrenico, classico esempio che io faccio, ti dice: lo sai che domani pioverà? Come mai? Perché domani pioverà perché io oggi mi sono tagliato un dito. E te dici: ma non c'entra niente. Bene, il fatto che non c'entri niente è dovuto al fatto che le osservazioni che ha fatto il lobo destro e il lobo sinistro non riescono a trovare una giusta concausa nella mente. Allora, se tu prendi questo personaggio che ha spirito rosso, anima blu e mente nera, e chiedi alla mente di ritornare verde, lo schizofrenico guarisce immediatamente, si alza dalla poltrona, ti ringrazia e per 2 mesi è completamente guarito. Smette gli psicofarmaci, non prende più nulla, dorme perfettamente la sera ed è miracolato in 1/1000 di secondo. Poi succede un'altra cosa, che è importantissima, perché poi vedremo che questo discorso lo riportiamo sui nostri addotti. Succede che dopo 2 mesi lui ritorna schizofrenico. E te dici: come mai? La sfera verde gli è ritornata nera. Perché? Perché tu gli hai riaperto i canali energetici del colore giusto, gli assi, quindi la mente, gli hai riaperto il canale dello spazio e gli hai riaperto il canale del tempo, facendo in modo che la mente sia in grado di osservare lo spazio e il tempo che circonda la mente e che permette alla mente di stare in questo universo virtuale. Però non gli hai mica detto perché si erano chiusi, non gli hai mica fatto acquisire coscienza del perché lui prima era malato, gli hai dato un antidolorifico, a lui il dolore gli è passato, ma mica gli hai detto come si fa a guarire, mica gli hai detto qual è la causa della sua malattia, non gli hai fatto prendere consapevolezza e coscienza del suo perché stava male. Quindi lui ritorna malato. Da questo punto di vista lo devi prendere, gli devi rifare il trattamento e lui ritorna sano per altri 2 mesi e poi ritornerà malato. Cosa vuol dire? Che questo test funziona benissimo, però deve essere agganciato a una terapia di supporto in cui prendi il soggetto, non è l'argomento di questa sera, ma c'è un sistema per farlo con il TCT, convinci le 3 sfere che quella è la loro vera posizione, quello è il loro vero colore, blu, verde e rosso, che così staranno bene, perché le 3 sfere, non ce lo dimentichiamo mai, hanno una loro coscienza. Ci puoi parlare nel TCT dinamico, come noi abbiamo descritto. Parli con una sola alla volta, ma ci puoi parlare. E le convinci, gli fai capire perché stanno sbagliando, e con questo sistema il soggetto guarisce. Ho fatto un certo numero di prove, anche se non tantissime, su soggetti particolarmente problematici. Per esempio, il test, un altro esempio che è incredibile, del Telecolor test, che viene fatto sui gay, cioè coloro che hanno delle problematiche sessuali, cioè confusione sessuale, un maschio che sembra una femmina che sembra un maschio, una lesbica e così via. Quando noi facciamo il test sui gay, i gay normali, quindi non adulti, troviamo la mente verde, lo spirito che dovrebbe essere rosso è blu e anima che dovrebbe essere blu è rossa, cioè la parte maschile e la parte femminile archetipicamente riconosciute con anima e spirito si sono scambiati i ruoli, anima è maschio ideicamente e spirito è femmina e tu hai esattamente il gay. In un caso particolare, cambiando il colore di una di queste sfere, abbiamo cambiato la tendenza sessuale del soggetto che avevamo davanti a noi. Questa è una cosa che ha dell'incredibile. Però, voglio dire questo, possiamo utilizzare questa tecnica, ovviamente, in un
17, 18, 20 minuti per togliere dalle valle gli alieni agli adotti. Come si fa? È semplice. Vi ricordo, se voi vedete tre sfere che invece di essere RGB sono giallo, giallo o magenta, o comunque solo una di queste ha questo colore sbagliato, allora il soggetto non è adotto. Ma se voi siete di fronte a un sistema che invece di essere RGB è GBR, per esempio, anima invece di essere blu è rossa, spirito invece di essere rosso è verde e mente invece di essere verde è blu, allora siamo in presenza sicura di un parassitaggio alieno. Per dimostrare questo, ovviamente noi abbiamo fatto una serie di cose incredibili. Abbiamo trasformato cioè i colori in vettori matematici e abbiamo fatto delle operazioni colore, ma ve la dico molto semplicemente. Pensa ad anima. Anima vibra ed è blu e vibra alla sua frequenza, che la tua mente vede blu, è un archetipo blu. Se ad anima ci si aggancia qualcosa che non è suo, con la sua frequenza, ne altererà la frequenza, che invece di essere blu diventa un'altra cosa. E diventa sempre un altro colore, sempre di tipo RGB, quindi il blu o diventa rosso o diventa verde. Te ne accorgi immediatamente, basta che una sola di queste componenti abbia cambiato rispetto alle altre, che tu sai già perfettamente che quel soggetto sarà adotto. Il TAV ha una percentuale di errore del 2%, il TCT non sbaglia mai, 0%. Senti Corrado, prima di entrare veramente nella funzione proprio del TCT, ti voglio fare questa domanda. Siccome sappiamo che i colori hanno delle tonalità, non proprio precise però se ci si riferisce semplicemente al nome blu o al nome rosso, ti chiedo, la tonalità del colore influisce sulla salute della triade? È certo che influisce, perché siccome noi lo sappiamo e lo ridico, siccome il nostro cervello funziona con le leggi della fisica esterna, allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche se io sono un contadino dell'Amazzonia e non ho studiato fisica, dentro la mia testa c'è la fisica dei colori. Per esempio, quando noi si chiede di unire i tre colori blu, verde e rosso e si chiede al contadino dell'Amazzonia la sfera della triade che viene fuori, di che colore è? Il contadino dell'Amazzonia ti dice senza indugio, bianca, anche se non sa che la somma dei tre colori verde, rossa e blu sono bianche. Non lo sa, però la sua testa ha lavorato bene, ha sommato bene le lunghezze d'onda. Allora, quando noi facciamo fare il test, un test rapido ti dice blu, però non ti dice quale blu ha visto. Allora avrete notato che io ho allegato una tabella dei colori. Questa tabella dei colori è poi una tabella che si può trovare dappertutto su internet, perché in fondo è la tabella dei colori e a ogni colore corrisponde un numero o esadecimale o sessadecimale o binario, eccetera eccetera, quindi un numero preciso, e il soggetto ti può dire sì, è questo blu qui, più o meno chiaro, più o meno scuro. La tonalità del colore è chiaro che ha una sua un suo potenziale valore. Nella infatti analisi dei dati del TCT, io non ho solo i colori con i quali lavoro. I colori mi fanno subito capire lo stato di salute e se sei o no adotto, ma la posizione delle sfere, la grandezza delle sfere, l'altezza delle sfere dal pavimento e quindi la sua luminosità, la loro luminosità, sono parametri che identificano cose precise. Per esempio, la distanza delle sfere da te. Quando ti fai il TCT scopri che sovente non tutte le sfere sono alla stessa tua distanza, magari anima è laggiù in fondo. Più è lontana, più tu hai poca coscienza della sua presenza. Più è vicina, più tu e lei siete la stessa cosa. Se la sfera è
più caricata di colore o meno caricata di colore, vuol dire che lei è più convinta della sua essenza o meno convinta della sua essenza. Oppure, mano a mano che sfuma a colori diversi, i canali che sono di spazio, di tempo e di energia sono parzialmente o totalmente chiusi. Questi canali sono la rappresentazione di quelle cose che in Oriente si chiamano chakra, né più né meno. L'altezza dal pavimento. L'altezza dal pavimento della sfera identifica l'energia potenziale che questa sfera ha. Quindi, più le sfere sono basse, più sono calme, sono tranquille e tu sai chi sei. Più sono alte, più sono in una situazione di instabilità, che produrrà una instabilità dello spirito, della mente o dell'anima. Più le sfere sono grandi, non vicine, grandi, più esse hanno coscienza di sé. Quindi, se una sfera di spirito è grande, ma lontana, lo spirito ha coscienza di sé, ma tu non hai coscienza di lui. Ecco, tutti questi parametri ti danno una fotografia immediata del carattere, della psiche, del soggetto, della persona che hai davanti. Dopodiché modifichi la posizione delle sfere, la loro grandezza, il loro colore, e rendi il soggetto che era psicoticamente instabile, stabile, perché lo è come un'automobile, gli hai rifatto il minimo al motore, gli hai riregolato i fari, gli hai rigonfiato le gomme alla loro pressione, e quindi la tua automobile è perfetta. Ripeto, però non hai detto al guidatore: non ci andare in prima a 200 km all'ora che fondi il motore, perché se lui guida così rifonderà il motore un'altra volta. Non gli hai dato le informazioni del perché i suoi colori erano sbagliati, gli hai detto pedissequamente: modifica questi colori, vedrai che ti trovi meglio. Però è importante anche stabilire quest'altra cosa. Quindi una anima blu, che poverina però tende al nero perché diventa troppo scura, è una parte animica che tende a chiudersi in se stessa e tende, cioè, mano a mano che diventa nera, a non parlare con l'ambiente esterno. Un'anima che esiste, che prende tutti i dati dall'esterno, ma non comunica con te. È il contrario di un'anima bianca. Quante volte abbiamo incontrato nei nostri addotti l'anima bianca? È un classico, l'anima bianca nell'addotto. Cosa vuol dire bianco? Bianco vuol dire che butti fuori tutti i colori, cioè che non fai entrare dentro di te niente. È un altro modo di non comunicare con l'esterno. Cioè, l'anima nera prende tutto dall'esterno e non ti darà soddisfazione, non ti dice niente, non ti parla, assorbe e basta, come tutte le persone un po' che sono vestite di scuro, che sono persone che comunque tendono sempre a non mostrare la loro vera identità di sé. Sai che ci sono persone che hanno, io ne conosco tanti, e qualcuno magari in questo momento mi sta anche sentendo, e il guardaroba completamente vestito di nero. Sono quelle persone che non si manifestano, hanno paura di manifestare in realtà la loro realtà, e quindi assorbono dagli altri, prendono tutto, però se ti devono mostrare un loro lato della loro del loro carattere, non te lo mostrano perché sono coperti, se ne guardano bene. Invece anima bianca, tutto viene riflesso, tutto viene buttato fuori, non entra niente lì dentro. L'anima bianca è un'anima della New Age, un'anima che sta già per i cazzi suoi, ha deciso che del contenitore non gliene importa niente. Ecco perché è sovente un'anima che noi ritroviamo negli addotti, un'anima che fa fregare il suo contenitore all'alieno, e un'anima che, non interessandosi di quello che succede in questa virtualità, poi finisce che lei non capisce cosa sta succedendo e si fa fregare. La classica anima bianca. Quindi vedete come questi colori influiscono in modo incredibile sulla psiche, ma anche ti fanno capire immediatamente qual è il soggetto che può essere addotto oppure no. Corrado, quali sono i metodi invece per elevare la coscienza dell'individuo dopo aver fatto il TCT, visto che ci dicevi che è un metodo per ripristinare quella sorta di equilibrio, però che non ci dà coscienza? Ma mi riferisco all'individuo, sia che sia stato addotto o parassitato, piuttosto che con solo problemi, certo, psicologici. C'è una metodologia che tu consigli? Certo, poi vediamo come fare a eliminare gli alieni e i parassiti col TCT dinamico. Certo. Però
dopo che abbiamo fatto questo, quindi saltiamo un passaggio, oppure andiamo a lavorare con uno che non è addotto, ma che ha avuto dei problemi psicotici, si fa in questo modo. Si prende, il soggetto gli si dice di guardare le tre sfere che ha davanti a lui, che sono state fatte tornare del colore giusto, oppure non sono ancora state fatte tornare del colore giusto, e allora gli si dice, a seconda della posizione, e se tu sei mancino o no, gli dici, prendi il tuo braccio destro e mettilo nella sfera, per esempio, di anima. Introduci il tuo braccio destro nella sfera di anima. Senti? Senti qualcosa? Senti il caldo e il freddo? Senti la durezza o la morbidità di questa sfera? Quindi stai aprendo i canali cinestesici. Senti una vibrazione? Senti un odore? Senti un rumore? In quell'istante tu qualcosa lui sente, in ogni caso apre quelli che sono i suoi canali. Ora che hai la mano dentro questa sfera, la sfera di anima, hai un colloquio preferenziale con lei. Chiedigli, ti piacerebbe diventare blu, se anima è per esempio, magenta, ti piacerebbe diventare blu? Perché non provi a diventare blu? Se non ti piace, tornerai nel tuo colore di partenza. Prova, è un'esperienza interessante. In questo contesto, anima, che è sempre molto curiosa e vuol fare tutte le sue esperienze, diventa del colore che vuoi te, blu. A questo punto gli dici, come si sta ora? Meglio o peggio di prima? Anima che ha i chakra tutti aperti, tutti i canali aperti, ti dice sempre, no, ora sto meglio. E allora gli dici, questo è il tuo colore, questo è il tuo vero colore. Ora che lo hai scoperto, puoi rimanere blu. Fai così con tutte le sfere e poi, a questo punto, c'è la parte che si adatta al soggetto. Il soggetto tu lo hai studiato prima, sai quali sono i suoi problemi, cerchi di averlo capito, parli con la sua sfera di anima, di mente e di spirito, che è quella che aveva il problema, si spera non tutti e tre, se non è un caso disperato, e parli con la sfera di anima, con la mente, con lo spirito, gli dici perché avevi assunto questo colore, non era più bello questo? E introduci un colloquio con la sfera. La sfera ha una coscienza, tu ci puoi parlare, lui dentro di te o lei ti dà immediatamente le risposte, tu le senti nella testa e sono le risposte vere. Facciamo un esempio pratico di quelli che sono successi, che succedono originariamente. Il soggetto addotto, una volta che gli alieni vengono eliminati, le sfere sono poverine, tutte di colori sballati perché non ce la fanno più, e tu le devi riportare ai colori normali, cioè devi leccare le ferite all'addotto. Quindi questo è quello che succede. Dopo 2, 3, 4, 5, 10 giorni un addotto mi ritorna e mi dice, ma qui c'è qualcosa che non va, non sto bene. Gli faccio rifare le sfere e lui vede la mente verde, lo spirito rosso, gigantesco, grande davanti a sé, e l'anima che da blu gli è diventata nera. Dico, come nera? Come mai è nera? È nera perché c'è una pellicola nera, una gabbia. Una gabbia, dentro c'è un'altra cosa, dentro c'è l'anima blu. E allora io gli dico, proviamo a rompere questa pellicola nera. La rompiamo in qualche modo. Si rompe la pellicola nera, anima torna blu. E io chiedo allo spirito, come mai l'anima era tornata nera? E lì si scopre una cosa importante, che spirito aveva paura che anima prendesse il posto di spirito, cioè la parte maschile del sé, che aveva sempre comandato durante il periodo della persona, quando questa era addotta, perché la parte animica era sequestrata in qualche modo dall'alieno, si trova ora una nuova parte animica che vuole fare qualcosa. La parte femminile del sé, questa era una donna, che voleva in qualche modo agire, reagire, riconquistare il mondo, fare la sua esperienza. La parte maschile del sé ne ha avuto paura e l'aveva chiusa in una pellicola nera. Allora prendi lo spirito, prendi la parte animica, le metti insieme, fai colloquiare queste due sfere, le metti insieme che diventino una sfera sola, di modo che le due coscienze sono la stessa cosa,
insegni a spirito che non deve avere paura di animo e ad anima che non si deve far mettere i piedi addosso dalla parte maschile del sé. In questo istante la femmina che era stata adotta e che aveva un rapporto soggettivo con il maschio non avrà più neanche all'esterno un rapporto soggettivo con il maschio, perché tutto quello che è dentro è anche fuori, e con questo sistema terapeutico te riesci a tirare fuori una persona dai suoi problemi senza una goccia di Prozac in 10 minuti. Grazie. Senti, ti faccio un'altra domandina rapida e poi ti lascio parlare proprio sulla metodologia della TCT, così almeno abbiamo scandito un attimo anche i tempi. Prima parlavi che si può verificare di avere anima o dietro o davanti, o comunque di avvertirla davanti o dietro. Sì. C'entra con l'essere in quel momento associati o dissociati con l'immagine dell'anima, con l'immagine che si ha di anima? E se sì, come influisce questo anche con gli spazi di Pulver, con la croce degli spazi? No, perché una delle cose importanti è che l'essere umano che noi stiamo analizzando ha di per sé una caratteristica, lui fa riferimento principale a qualcosa. L'essere umano normale fa riferimento alla sua mente ed è quella che avrà davanti a sé, più o meno davanti, ma è quella che è più davanti, più centrata. Se il soggetto ha centrato davanti la parte animica, vuol dire che fa riferimento alla sua anima. Uno di questi soggetti è quello che è caratteristica sua, è quella di non sapere quanto costa un chilo di pane, essere sempre impegnato in letture che a livello buddico, meditazioni trascendentali. Lo si vede anche da quando scrive, che le parti grandi, alte della scrittura sono gonfie, importanti, è un pensatore, ma dal punto di vista pratico poi è un casino, perché lui ha anima davanti a sé, e anima, come sapete, se poi è bianca, non ne parliamo nemmeno, sta proprio con la testa per aria. Se invece è spirito quello che hai davanti a te, quante donne ho trovato nelle analisi dei TCT che avevano spirito davanti a sé? Cioè donne che tecnicamente sono maschili, nel senso che per varie problematiche hanno relegato la loro parte femminile di sé ad un ruolo secondario. Te c'hai davanti a te lo spirito, e quello a cui fai riferimento è la parte maschile di te. Ora sai, se in un maschio questa cosa in qualche modo si compensa comunque bene, in una femmina viene subito fuori, ed è la femmina che poi si veste da maschio, tra le altre cose, si mette i pantaloni, il gessato, sembra un impiegato di banca, fa il militare, ecco, queste cose vengono fuori immediatamente. Se la tua anima è dietro di te, alle tue spalle, vuol dire che proprio non conta niente, o il tuo spirito, quello che hai lasciato dietro, non conta niente, contano le cose più ce l'hai davanti, a cui fai riferimento. Quelle che hai dietro la schiena sono quelle che hai lasciato indietro, e che archetipicamente vuol dire che per te sono meno importanti. Invece, il discorso della dissociazione è un altro. In questo giochino, il TCT, tu fai sempre un percorso di dissociazione semplice, cioè vedi le tue componenti dall'esterno. In questo contesto, anche se non c'è scritto da nessuna parte, l'80% dell'emisfero destro è quello che funziona e il 20% dell'emisfero sinistro, cioè tu vedi tutto più con gli occhi di anima che con gli occhi di spirito. Infatti, vedi e interpreti bene tutto sotto forma archetipica, cioè con la coscienza. E siccome è anima quella che ha più coscienza di tutti, ecco che i colori, la posizione, le sfumature delle sfere hanno un significato che deve essere interpretato in modo archetipico. In qualche modo è più anima che ti dà l'immagine di questa cosa che non spirito. 80-20. Ecco, adesso siamo arrivati proprio alla parte clou della serata. Vorrei che spendessi un po' di tempo a raccontarci anche della metodologia che si applica per appunto fare la TCT dinamica. Se potessi raccontarci proprio step by step che certo, cosa si fa. Certo, praticamente si agisce in questo modo. Prima di tutto si fa fare il TCT statico, cioè si dice al soggetto, ora sei, immaginati di stare in questa stanza, sei al buio, la stanza è rotonda, è come la pista di un circo, però è tutto buio, non si vede niente, guarda,
non si vede niente. Vedi come gli dici, guarda, gli attivi tutti quelli che sono i canali visivi, ma il cinestesico è contento perché non si vede niente, è contento anche lui. Guarda, sai che ci sono tre sfere che sono tre lampade, e a un certo punto si accenderanno, e poi gli fai accendere le lampade con questa procedura. Parentesi, se il soggetto è totalmente cinestesico, lui non vedrà una mazza, perché il totalmente cinestesico non è in grado di simulare visivamente niente. E allora come si risolve questo problema? Allora, alcuni soggetti, io sono rari, però ho avuto modo di lavorare con alcuni soggetti che erano totalmente cinestesici, zero visivi. Non erano stati in grado di essere stati messi sotto ipnosi, non gli funzionava il Simbad, non avevano proceduto nella simulazione mentale flash, niente. Il TCT non lo facevano neanche a martellate. Allora gli ho detto di fare così: entri in questa stanza buia, sai che ci sono tre lampade che sono fatte di materiale differente, non si vedono perché è tutto buio, ma tu le puoi toccare, vai a tentoni nella stanza, cercali con la mano destra, con la mano sinistra. Le senti le tre sfere? Sono attorno a te, guarda. E lui, il soggetto, vede tre sfere che sono fatte, che ne so, di metallo freddo, di paglia, di aria, di quello che ti pare. E la cosa bella è io quando gli dico, senti la temperatura delle tre sfere? Il soggetto sempre mi dice che la sfera di anima è fredda, quella di spirito è caldo e quella di mente è alla sua temperatura. Il che corrisponde a un blu, a un rosso e a un verde. Perché ha in qualche modo archetipizzato quelle che sono le relazioni tra il colore e il calore, senza che sapesse nulla di chimica fisica teorica. È troppo forte questa cosa, e lo fa immediatamente, ci mette 30 secondi. Questo perché hai lavorato sui suoi canali. Dopodiché, ritorniamo al caso semplice, il visivo, dopodiché gli fai unire queste tre sfere. La cosa che ti devi guardare è vedere se i colori sono sbagliati. Se i colori sono sbagliati e il soggetto è addotto, cioè invece di avere il sistema RGB ce l'ha GBR, per esempio, cioè i colori sono modificati ma sempre rosso, verde e blu, fai unire le tre sfere e guarda che colore viene fuori. Il colore non può essere bianco, sarà un troiaio di colore. A volte il soggetto non riesce a mettere insieme le lampade perché non si fondono insieme, perché ci sono tante di quelle interferenze che non riescono a fondersi, addirittura cozzano tra di loro e non si penetrano, addirittura quando si penetrano ci sono dentro delle pallette colorate in modo diverso. Allora gli dici di ristaccare le tre sfere e di metterle nella posizione principale. Nel frattempo pensate all'addotto che fa questo, il suo lux, la sua memoria inattiva, i microchip, gli impianti che ha dentro, non si accorgono minimamente che tu stai facendo qualcosa che fra un po' li caccerà. Stanno giocando coi colori, chi se ne frega, dice l'alieno. A questo punto gli dici, guarda, ora nella tua stanza buia, dove ci sono queste tre lampade colorate, conterò fino a tre, e quando avrò contato fino a tre, se per caso ci fossero delle altre lampade che noi non abbiamo chiamato, oltre all'anima, mente e spirito, esse si accenderanno. Se non c'è nessuno, non si accende nessuno. Conti fino a tre. Uno, due e tre. Guarda, si è acceso qualcos'altro? E il soggetto vede la lampada della memoria inattiva, la lampada del lux, la lampada del ringhio e tutta una serie di lampadine piccole, tipo LED, che sono i microimpianti che ha nel corpo. Immediatamente. Tutti. Senza saltarne uno. Allora, gli si dice, vedi? Queste lampade non sono le tue. Non è roba tua, bisognerebbe mandarle via. Lo sai come si fa? Ma il soggetto gli dice no. Guarda, prendi la mano destra e mettila dentro la sfera di anima. E gli fai sentire tutte le sensazioni. E poi gli dici, cosa che è vera, la sfera di anima è incompatibile con altre sfere. Lo sai che la sua energia è la più forte di tutte. Lei è compatibile solo con la mente e con lo spirito. Ma le altre lampade, come le tocca? Le svampa, le brucia, le distrugge. Prova, comincia a toccare la lampada della memoria aliena attiva, che si vede immediatamente di che colore è a seconda dell'alieno che c'è dentro. Come la lampada che tu porti in mano, come una gomma
energetica da cancellare tocca le altre lampade, queste fum, si sfiammano. Il Lux si riconosce subito perché scappa nella stanza, comincia a correre in tutta questa stanza e dice: ma questo si sta muovendo, non ti preoccupare, corri di dietro, e sfiammi anche questo. E poi tutti i microchip che sono sempre legati a lampadine piccole, i microchip sempre lampadine piccole, e tu lo vedi come si posizionano, un po' vicino a spirito, un po' vicino a mente, un po' vicino ad anima, sempre del numero uguale. Questo ovviamente se tu hai coscienza dei microchip. Se non ce l'hai, i microchip vengono fuori comunque nello svolgersi dell'esercizio. Il cinestesico, quando te bruci i microchip uno per uno, ha sul corpo la sensazione del dolore di dov'è questa cosa. Nella testa, è un dolore finto ovviamente, però è inconscio, ti dice esattamente la posizione di dov'era quel microchip che stavi facendo fuori. Nella gamba, nella testa, nel braccio, nella bocca e così via. Tutto ciò di cui hai coscienza si vede, tutto ciò di cui non hai coscienza, la tua parte nemica, non si vede. Una volta che abbiamo fatto pulizia e che in questa stanza non c'è più niente, guarda bene, ogni tanto compaiono delle cose nuove, ogni tanto ne fai fuori un po', ne ricompaiono degli altri, perché man mano che fai fuori i microchip e gli alieni, la tua coscienza sale e riesci a vedere dopo cose che prima non vedevi. Fai pulizia e poi gli dici: bene, ora in questa stanza buia controlla il colore della tua anima, della tua mente, dello spirito. Per caso è cambiato? Ed è chiaro che è cambiato, perché gli hai tolto dalle interferenze, e comincia a dire: eh sì, spirito da verde è diventato rosso, mente è diventata verde, anima è invece ancora un po' arancio. Magari si dice così, vuol dire che il lavoro non lo hai finito. Bene, allora ti dico: guarda, sai cosa si fa ora? Ora noi contiamo un'altra volta fino a tre, e quando abbiamo contato fino a tre, si accenderà la luce bianca nella stanza, una luce bianca bianca. Sai a cosa serve? Serve perché se per caso si sono accese delle lampade nere, e le lampade nere sul nero te non le vedi. Le lampade si sono accese, ma erano nere, te non le vedi. Invece così, ora, con la luce bianca che accenderemo nella stanza, te le potrai vedere. Accendiamo la luce bianca. Uno, due, tre. Fum! Bianco! In quell'istante compaiono le pallette nere. Chi sono le pallette nere? Più o meno grandi. Sono il modo archetipico di vedere tutte le interferenze che derivano dall'altro universo, di tutti gli esseri senza corpo. Gli esseri con il corpo, gli esseri che sono di questo universo, vengono visti luminosi, con colori differenti. Gli esseri che sono di là vengono visti, in realtà, tutti neri. Qualsiasi tipo di essere è, qui non è luminoso. È un modo estremamente incredibile, archetipico, di fregare l'alieno che viene di là. E allora ci sono queste pallette nere e bisogna eliminarle. Le pallette nere sono il secondo creatore, l'aggancio con il secondo creatore, l'aggancio con l'essere blu, l'aggancio con, che il blu è, l'abbiamo detto, il lux della seconda creazione. Non a caso è blu, a volte, blu scuro, quasi nero, seconda creazione, viene visto o nero o blu. Perché è stata la parte opposta del giallo, che è il lux. Vedete come i colori tornano sempre. E poi c'è l'uomo primo numero 2, c'è tutte quelle macchie nere che sono il contenitore di Ringhio, il contenitore di Horus, Ra, quello che chiamiamo Ra, tutte le macchie nere che sono venute a infestare il corpo dell'addotto, che sono lì, sotto forma di macchie nere. Nere perché di là la luce non c'è, nere perché noi le vediamo così, e allora anima archetipicamente le vede così, la sfera di anima le tocca e nel toccarle le svampa tutte, una per una. Poi gli si chiede di ricontrollare il colore delle sfere e il soggetto comincia a dire: le sfere sono blu, verdi e rosse, ma non è finito, guarda nei muri. Nei muri ci sono mica macchie di umido, nel pavimento ci sono mica delle macchie di sporco, c'è qualche crepa da qualche parte. Questa è la rappresentazione soprattutto del creatore 2, il quale si aggancia
Il creatore 2 viene visto sovente come una specie di ventosa che si appiccica al pavimento della stanza mentale, sempre sotto. Tutti gli addotti che ho sentito ci avevano questa ventosa appiccicata sotto. Ed è sotto perché vuol dire che da un punto di vista energetico il C2 sta più basso di noi, in qualche modo, perché sennò appariva sulle pareti. E allora bisogna pulirlo, bisogna dargli la scossa, bisogna dargli la corrente elettrica, bisogna bruciarlo, perché comunque questo non ci deve essere. Una volta che si è fatta pulizia su tutte le pareti, che si sono chiusi tutti i buchi e che la parte di questa grossa sala mentale, tutta bianca, con le tre sfere di anima, mente e spirito, tu fai unire le tre cose, anima, mente e spirito. Quando le tre cose si uniscono e diventa tutto bianco, ora, se c'è ancora qualche intruso appiccicato ad anima, a mente o a spirito, quando si è unita la triade, lui non è più compatibile la sua vibrazione con la triade, e la triade si compare con una palla bianca con dentro delle pallette nere che vengono sovente espulse. Fum, fum, fum. Le pallette nere espulse, che non possono più stare nella triade agganciata, vengono distrutte con il suo sistema. Si ritira poi la parte della sfera blu, e la sfera blu di animo brucia tutte le pallette nere, si rimette insieme la triade, e a questo punto si parte con un modulo che è un modulo che noi abbiamo preso dalla Flash Mental Simulation, cioè la visione delle coppie. Guarda, gli si dice alla parte animica, dove sono le tue coppie? Lei le trova tutte nello spazio e nel tempo e le brucia tutte nello spazio e nel tempo. Dopodiché, se per caso il soggetto non è stato in grado di vedere bene le sue i suoi microchip, con un processo di doppia dissociazione, perché siamo già in dissociazione, quindi gli faccio una doppia dissociazione e gli dico: guardati dall'esterno, guarda nella tua testa, guarda nel tuo corpo, guarda qui, lì, là, là e là, se ci sono cose che non sono tue. Il soggetto vede le cose che non sono tue, che non ha visto prima, le brucia, e così siamo sicuri di aver eliminato i microchip e di aver eliminato tutte le copie. Dopodiché si dice alla triade di costruire, soprattutto ad anima, una campana che blocchi, che chiuda, che protegga la triade, una campana vibratoria che vibra. Questa era una cosa che facevano gli sciamani nel 1800, che vibra e non fa più entrare nessuno. Quando la triade è così costruita, dico alla triade sempre: ti senti ancora legata a qualcosa? La triade immancabilmente dice sì. A chi? E di solito ci sono due cordoni che lei vede. Uno con il primo creatore e uno con il secondo creatore. In realtà devo dire diversamente. Uno con il primo UP e uno con il UP del secondo creatore. I due collegamenti vengono fatti fuori nello stesso modo, simulando anima che brucia i collegamenti. In quell'istante il soggetto diventa libero totalmente. La parte animica si espande, a volte diventa grande quasi come tutta la stanza, e che contiene anima, spirito e mente. Spiego alla parte animica che non deve farsi più prendere, in qualche modo cerco cioè riprogrammarla da un punto di vista neurolinguistico. Detta così è una cosa difficile, e il soggetto è tecnicamente liberato. Ma quanto tempo sarà liberato? Dipende, perché ogni tanto c'è bisogno di qualche ritocchino, perché il soggetto esce da questa condizione sempre totalmente liberato. Ma se tu non lo hai educato al perché c'erano gli alieni, di non farsi fregare, di cosa volevano gli alieni, del percorso che anima deve fare per acquisire coscienza, quindi devi fare una terapia di supporto anche a discorsi, anche al di fuori del TCT dinamico, succede che dopo 20 giorni, un mese, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, il soggetto ti torna e ti dice: sto male, c'è qualcosa che non funziona, eccetera, eccetera. Gli rifai il TCT, non trovi più tutto questo casino di addii, però trovi un paio di impianti, trovi un altro paio di copie e trovi che magari il primo creatore, l'uomo primo, si è agganciato nuovamente. Chiedi ad anima, come mi è successo oggi o ieri, a una delle ultime TCT che abbiamo fatto,
chiedi all'anima: come mai ti sei fatta prendere, riprendere? E anima che candidamente ti dice: perché mi sentivo sola. Sola? Come sola? E no, non eri sola, glielo devi dire, gli devi spiegare, perché l'isolamento dall'alieno ti produce quella che io chiamo la sindrome di Stoccolma, cioè devi spiegare la parte animica, ingenua, che anima non è sola, ma è sempre insieme ad altri, non si può essere soli in questo universo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora non ve la voglio fare palloccolosa, come si dice in Toscana, però durante la simulazione accadono delle cose. Per esempio, una delle cose che accade è che quando gli si va a far cercare i microchip, magari sul corpo, con la doppia dissociazione, il soggetto femmina, invece di vedere il microchip che ha nell'impianto vaginale, vede il feto che ha dentro, anche se non ne ha mai parlato, anche se non ne ha mai preso coscienza. E lì ci sono delle scene di panico, perché molte addotte lo vogliono eliminare subito, altre piangono. Alcune, quelle che lo vogliono eliminare subito, se non ci stai attenta, ti scaricano il feto lì davanti, dove sei te. Cominciano ad avere delle contrazioni e lo buttano fuori lì, davanti a te. E te, io sai come mi comporti, dico: no, questo no, per favore, lo fai a casa. Poi 24 ore dopo il soggetto mi telefona e mi dice: sai, ho espulso questo e quest'altro. Lo espellono il feto alieno, o qualsiasi cosa sia, in modo naturale. Questo mi fa pensare anche a un'altra cosa. Mi fa pensare che quando una donna non ha tanta voglia di rimanere incinta e non riesce a produrre, ad andare in fondo alla gravidanza, sovente è perché inconsciamente la sua parte animica espelle il feto lei. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una situazione di natura psicosomatica. La psiche agisce sul somma, anima agisce sul corpo, solo che non ti avvisa, perché te magari con la tua anima non ci parli e non hai coscienza di quello che è successo. Invece anima ha deciso: questo bambino non lo voglio, e lo butta fuori. Questo può sembrare incredibile, però nella donna credo che succedano sovente situazioni del genere. Oppure c'è la donna, per esempio, che piange perché dice: è mio, me lo tengo, lo voglio io, eccetera, eccetera. E te devi prendere la parte animica e gli devi spiegare che quello non è suo. Quello ce l'hanno messo lì dentro, ma deriva da un'altra cosa, che lei non lo può ottenere. E a volte ci accordiamo sul fatto che loro possono venire una volta sola a riprenderselo. Bisogna essere molto comprensivi, bisogna cercare di andare incontro alla parte femminile, se no si creano dei traumi estremamente grandi, come si creano dei traumi sempre nel TCT quando il soggetto, oltre la sfera luminosa che è il parassita, vede dietro, comincia a vedere dietro l'immagine degli speroni, l'immagine della cresta, l'immagine del becco, l'immagine dell'occhio al centro della fronte. E allora ci sono dei conflitti interni tremendi, dove anima aveva creduto che quello fosse il suo babbo e non lo vuole cacciare. Era il mio babbo quello, dice la parte animica, e no, non è il tuo babbo. E allora ci sono scene isteriche di pianto in cui la parte animica gli fai vedere che quella cosa deve essere eliminata, e lei piangendo la elimina. Beh, soprattutto la femmina, questo, perché il rapporto femmina ma babbo è un rapporto su cui l'alieno ci marcia, ovviamente. E poi ci ritroviamo col soggetto che è uscito da questo problema, perché è pulito. Quanto durerà? Se te sei stato bravo, non verrà più preso il soggetto, perché la TCT funziona sempre totalmente senza errori. Il problema è che qualcuno potrebbe dire: non ha funzionato. Non è vero, funziona, ma il soggetto dentro di sé si vuol far riprendere per una sua psicosi particolare. Tu devi essere in grado, psicoanalista del cavolo, di preparare la parte animica a non ricadere una seconda volta in un'adduzione. Capite perfettamente che il TCT non lo può fare chiunque per la strada, perché ci vogliono comunque dei gradi di esperienza notevolissima nel trattare con la parte animica, mentale e spirituale, cioè con
le tre cose che compongono il tuo dentro. Se te sei capace di farlo, lo fai. Se non sei capace di farlo, non lo puoi fare. Se non l'hai mai fatto, non puoi essere capace di farlo. Perché anche se hai delle doti naturali, sicuramente lo fai male. Questo è quello che succede. E quindi noi ci troviamo di fronte a un addotto che alla fine, in una o in due volte, viene liberato totalmente dal problema. Analogamente, alcune persone che invece si fanno riprendere, io dopo la terza o la quarta volta che questa cosa accade, la parte animica dice, ma io l'alieno, poverino, io mi sentivo solo, senza l'alieno, poi è venuto, mi ha detto che con me sta tanto bene, e allora ti dico, cazzi tuoi, perché io con te non c'ho più voglia di perdere tempo. Come ho fatto recentemente con qualche addotto di nostra conoscenza. Senti Corrado, proprio per quello che dicevi prima sui prerequisiti, no? Ci sono delle informazioni appunto un po' discordanti sull'ultimo articolo che hai scritto sulla TCT dinamica. Per esempio scrivi appunto che lo possono fare praticamente in tutti, e poi però in fondo, e lo ripeto in fondo, perché spesso tante persone non arrivano in fondo al file, purtroppo. Mm-hmm. È per questo che tante volte ci fanno queste domande. In fondo scrivi una bella nota sulla deontologia e sull'etica e sul fatto di avere alcuni prerequisiti. Allora dove sta la verità veramente? Come si può concludere questa faccenda? E io ci tengo a sentirlo dire dalla tua voce, Corrado. Certo, il fatto che una cosa sia facile da farsi non vuol dire che si sappia fare. Ecco, questo è l'errore fondamentale. Io devo sollevare 100 kg. 100 kg è dura, da sollevarsi. Vado in palestra, prendo il bilanciere, 50 da una parte, 50 dall'altra, più 7-8 kg mi pesa il bilanciere, è un casino. Se invece, quindi è difficile, mi devo prima allenare. Se invece vado in palestra e sollevo 12 grammi, tutti sono in grado di sollevare 12 grammi. È facile. C'è un piccolo problema. Che se tu i 12 grammi li sollevi male, magari ti viene il colpo della strega, anche se hai sollevato 12 grammi. Io conosco una signora che era seduta su una sedia e cadendo dalla sedia si è rotta tutte e due le gambe mentre era seduta. Quindi il fatto che la cosa sia facile e che tutti la possano fare vuol dire un po' facile fisicamente, ma correttamente farla è un altro paio di maniche. Tutti possono guidare l'automobile, è facile guidare un'automobile, ma c'è un sacco di gente che poi si spiaccica nel muro. Ma come? Era facile guidare un'automobile? Già, era facile, però la devi guidare in modo corretto. Ecco, devi seguire le regole della strada. Qui ci sono delle regole precise che sono imposte dalla metodologia e che te devi per forza imparare, e non basta, perché quando le hai imparate le devi saper gestire, perché qui non si tratta di lavorare con le regole, ma te devi entrare in un contatto, in un rapporto con la persona che hai davanti, e questo tipo di rapporto te lo puoi avere solo se sai come si fa. E qui c'entrano anche un po' le doti naturali, devo dire, perché ci sono delle persone che sono totalmente incapaci di avere un rapport a livello psicologico, a livello ipnotico, a livello metacomunicazionale. Non esiste. Questa era la prima parte della cosa, per cui ho scritto questa specie di disclaimer, cioè state attenti a non confondere il facile con tutti lo possono fare. Ci vuole una sensibilità precisa. È facile premere i tasti del pianoforte. Ah certo, tutti possono premere i tasti del pianoforte, però fare uscire una musica gradevole è una cosa un pochino più complicata. E poi c'è un altro aspetto della questione. L'aspetto della questione è legato alla deontologia. Perché? Scrivo e ho scritto quella nota finale perché qualcuno potrebbe pensare che noi non possiamo utilizzare queste tecniche,
Non possiamo utilizzare queste tecniche perché non siamo in grado di utilizzarle. Non vale a nulla dire le tecniche le abbiamo inventate noi, quindi Cristo, chi meglio di noi le sa utilizzare? Perché loro ti diranno: tu hai inventato una tecnica che invece di aiutare il paziente a uscire dal suo problema lo fai impazzire. E però chi ti dice questo non porta nessuna prova scientifica pubblicata su un qualsiasi giornale scientifico a sostegno della sua tesi. Quindi ti dice, in parole povere, tu non sei un medico, quindi non puoi lavorare sugli addotti, il che vorrebbe dire che l'addotto è un malato. E già chi ti fa questo tipo di osservazione non ha minimamente compreso di che cosa si sta parlando. Gli addotti non sono malati, sono persone sanissime di mente, sono persone che hanno un problema, ma sono assolutamente sane di mente. Dire che è il medico che si deve occupare degli addotti vuol dire che gli addotti non esistono, vuol dire che gli addotti sono dei malati mentali, vuol dire che gli alieni non ci sono, vuol dire che le adduzioni non ci sono. Questa è l'idea del Centro Ufologico Nazionale, per esempio, o anche del CISU, del Centro Italiano Studi Ufologici, che dice non bisogna studiare gli UFO, ma bisogna studiare gli ufologi. No? Allora, si parla di deontologia, e cosa dice il Centro Ufologico Nazionale? Qui si va contro la deontologia, perché il Malanga fa le ipnosi su pazienti e lui non è un medico. Allora gli va spiegato al Centro Ufologico Nazionale che cos'è la deontologia. Sicuramente la deontologia non è quella cosa che usa per esempio lo stesso Centro Ufologico Nazionale quando va da alcuni soggetti che gli hanno chiesto aiuto, addotti, gli fa raccontare delle cose, non capisce assolutamente niente del tipo di racconto che l'addotto gli ha fatto e poi gli fa firmare una carta in cui gli si obbliga al soggetto addotto che ha lasciato la testimonianza al CUN a non raccontare questa testimonianza mai a nessun altro. Questa sarebbe la deontologia del CUN? Ma certo, la deontologia di far tappare la bocca ai testimoni, perché non si vuole da una parte dimostrare che loro sono totalmente incompetenti e dall'altra parte tirar fuori il fenomeno ufologico perché i loro amici militari e massoni non vogliono, perché è evidente, come abbiamo dimostrato ultimamente, che il Centro Ufologico Nazionale è una loggia parallela alla massoneria. Ho scritto questo perché la deontologia non è quella del CUN, non è quella dei nostri detrattori. La deontologia, semmai, è una cosa seria, è quella che pratichiamo noi. La regola della deontologia dice non fare niente che disturbi l'ambiente, non fare niente che disturbi l'ambiente, che sia ecologicamente sano mentalmente. Il Centro Ufologico Nazionale ha sparato al vento tante di quelle cazzate negli ultimi 40 anni che se queste cazzate avessero un profumo saremmo sconvolti dal puzzo di merda che abbiamo intorno. Sei stato molto più che colorito, Corrado. Certo. Senti, a questo punto ti devo chiedere anche altre due cose. Primo, quali sono i problemi a cui si può andare incontro se non si è in grado di svolgere il TCD dinamico, ma lo si fa lo stesso? E secondo, dove si può imparare? A chi si può chiedere di essere seguiti per la preparazione a svolgere queste tecniche? Certo. Allora, rispondo alla seconda domanda che mi sembra la più facile. Noi abbiamo un gruppo di collaboratori che conoscono perfettamente tutte le regole e questi collaboratori sono quelli a cui ci si deve rivolgere per imparare queste tecniche, perché sono gli unici comunque che conoscono esattamente nei minimi particolari tutto quello che ha prodotto la tecnica del TCT, tutta la simulazione mentale, tutto il SIMBAD, tutta la tecnica dell'ipnosi, tutta la metacomunicazione, eccetera, eccetera, eccetera. Non esiste quindi al mondo nessun altro disgraziato che abbia purtroppo fatto tutto il percorso che abbiamo fatto noi.
siete quindi interessati a collaborare in questa cosa, obbligati a passare da una di queste persone che fanno parte del blocco che noi abbiamo anche pubblicato un elenco su UFO Machine, tenendo presente che noi stiamo già lavorando e preparando altre persone i cui nomi ancora non compaiono in quell'elenco, ma che sono pronti, quasi pronti, o che comunque si stanno preparando ad allungare l'elenco stesso, sperando ovviamente di arrivare alla fine del 2011 con almeno 20 persone in Italia che fanno questa cosa, tenendo presente che abbiamo anche altre persone che stanno lavorando con grande successo all'estero in lingua, per esempio, spagnola. È importante che il TCT, e vengo alla prima parte della domanda, sia costruito e fatto da una persona di lingua, perché la comunicazione e la metacomunicazione non può farla una persona di una lingua differente. Ci sono delle sfumature così piccole nelle virgole, nei verbi, nei plurali, nei sinonimi, che solo una persona che ha una perfetta conoscenza della sua lingua riuscirà a fare il TCT come la simulazione mentale flash in lingua, nella sua lingua. Io non mi permetterei mai di fare, anche se fossi un master in inglese, dopo 14 anni che vivo a Londra, una simulazione mentale in inglese, perché sicuramente sarebbe decisamente molto poco efficace. Ora, cosa può succedere quando qualcuno fa una simulazione mentale, un'ipnosi o un TCT, sbagliando i parametri? Il soggetto dentro di sé si incasinerà ancora di più. Noi abbiamo avuto persone che sono passate da altri operatori che non erano del nostro gruppo, che sovente però amano farsi passare per nostri collaboratori, i quali hanno totalmente devastato delle persone che noi poi con grande difficoltà sovente non riusciamo più a recuperare. E probabilmente riusciremo a recuperarle con grande dispendio di tempo, però con le richieste che abbiamo veramente questa cosa ci diventa estremamente complicata. Così, da una parte abbiamo il soggetto addotto che è andato a farsi fare il trattamento da qualcuno, ne è rimasto sconvolto, viene da noi ed è talmente sconvolto di testa che noi non riusciamo più a recuperarlo. Gli errori che si possono fare, proprio perché il sistema è facile, sono a ogni piè sospinto. Basta accendere una luce prima o dopo nella stanza del TCT, basta non avere cura di far ben guardare se ci sono dei microchip in più o in meno, se c'è una copia in più o in meno. Basta solo uno di questi particolari che l'addotto tenderà a rientrare nel problema, perché non è stato tolto totalmente subito dal problema. Se poi non c'è quello che è il supporto psicologico, cioè dire ad anima: non ti far più fregare da quel coglione di UP che fa finta di essere il tuo creatore e invece è solamente uno stronzo, e glielo devi dire bene, con le paroline giuste, e se te questa cosa non gliela fai, te hai liberato un soggetto da tutti gli alieni e poi il capo degli alieni ce l'hai dentro, ancora e per sempre. E magari lui, ora che gli altri non ci sono, rafforzerà la sua personalità e renderà l'addotto irrecuperabile, modificandone totalmente il suo comportamento esterno. Grazie Corrado per le specifiche, veramente oro, oro. Senti, potresti dirci come la pensi sul fatto che esistono sì le adduzioni, ma anche le forme di parassitaggio, e che molti possono essere parassitati pur non avendo mai avuto esperienze di adduzione? Sì, 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 sì. Ho avuto dei casi. In realtà io questa cosa non la sapevo, o meglio, l'avevo intuita, però non ci avevo mai fatto mente locale. Allora, ogni tanto viene qualcuno e insiste perché ha bisogno di un supporto di tipo psicologico, se vogliamo, e in realtà io con questo TCT statico vedo immediatamente che il soggetto, per esempio, ha i colori giusti,
e quindi non dovrebbe essere addotto. Magari c'è un po' un'anima scarica, una mente poco reattiva, con i colori, le varianti ciano, giallo e magenta, come abbiamo detto. E quando gli faccio accendere conto fino a 3 per fargli accendere altre lampade, compaiono a volte in questi soggetti due o tre lucine. Queste due o tre lucine sono la rappresentazione, e poi non compare altro, sono la rappresentazione di esseri, dei parassiti, i quali energeticamente non sono molto evoluti e succhiano l'energia, non hanno tante velleità, succhiano l'energia da te come potrebbero succhiarla da qualcun altro. Succhiano la tua energia perché ti hanno visto, che te sei come un faro, hai un'anima molto grande, molto forte, molto potente, molto smascherata, molto libera, non protetta, ingenua. E allora te devi prendere la parte animica e far bruciare questi soggetti, queste palline luminose. Il soggetto guarisce immediatamente. Qualche anno di Prozac, finito, il giorno dopo sei a posto. Anche lì, attenzione, abbiamo imparato, gli devi spiegare che cosa sono queste cose, come vengono, e lui, la sua parte animica, cosa non deve fare, perché se no si fa riprendere. Quindi, che la parte animica di questi soggetti è una parte animica che va sempre lontano, vuole uscire dal corpo, vuole andare a tutte le parti dell'universo, si fa tutti i viaggetti del mondo. E io a spiegare la parte animica, non te ne devi andare, devi stare dentro il tuo contenitore per un po', fai finta di essere in convalescenza. Questa è la parte più difficile, perché quando la parte animica non ti ascolta, ti dice sì, e poi subito esce, ti addormenti di notte e lei esce, si va a fare un giro, il giorno dopo ritrova il corpo con altri microchip, altri impianti, altri parassiti, altre cose. Perché anima, come se ne va, le difese del corpo finiscono, perché è lei che la difende, è lei che ci mette la volontà, è lei che costruisce la campana vibratoria. E molti dei casi in cui abbiamo avuto un fallimento sono casi in cui metti in ipnosi il soggetto per il controllo, oppure gli fai fare un TCT e la sua parte animica esce e ti dice: ma io volevo andare a fare un giro. Quando sono tornato qui c'era un casino. E ha voglia a dirglielo. Molte parti animiche, da questo punto di vista, sono difficili da convincersi. Francamente, mi fanno anche un po' incazzare. Senti, secondo te le persone che non sono anima e quindi posseggono solo spirito e mente possono essere parassitate? Qual è la tua Oh, opinione? sì, qui, boh, tecnicamente sì, possono essere parassitate, certo, però in realtà, secondo me, il parassita quello che vuole è l'energia di anima, è la parte forte di anima. Però è evidente che un parassitaggio per scopi differenti può essere pensabile anche su soggetti che non sono animici. Per esempio, quanti militari abbiamo svuotato dentro? Mi disse un Lux una volta in un'ipnosi regressiva. E siccome il militare di solito, tranne alcuni casi rari, non è animico, ahimè, perché sennò non faceva il militare, perché vuol dire che se ha fatto il militare ed era animico, beh, l'ha fatto male. E allora, quanti militari abbiamo svuotato dentro? È evidente che c'era anche una mente e uno spirito, quindi c'era una coscienza comunque in cui il militare è svuotato dentro. E quindi esiste la possibilità di parassitare questa gente per utilizzarli come dei burattini, magari mettendoli a posti di comando e facendoli fare le peggio stronzate che, per esempio, vediamo far fare ai nostri politici oggi. Senti, io tra un po' passerò la palla a Massimo Del Genio che ti sottoporrà delle domande che sono state prese dal pubblico, ma vorrei farti l'ultima richiesta.
Non l'abbiamo mai fatto, ma sinceramente ci abbiamo pensato spesso, molto spesso, e stasera mi sembra proprio il caso. E potrebbe essere anche molto utile a tutti, anche perché siamo in registrazione, come sai, e potrebbe essere riascoltato da molte, molte persone. Quindi ti chiedo, ci vuoi dare una dimostrazione pratica del TCT per i nostri radioascoltatori? Ovviamente sto parlando del TCT statico. Cioè, intendi dire, mentre io vi dico le cose, voi ve lo fate a casa? Ecco, potrebbe Nella essere testa? veramente una grossa Ah. diffusione anche per le cose che tu intendi fare, insomma, potrebbe essere Certo. una cartina tornasole estesa nella rete. Te la senti? Sì, facciamo la prima parte perché ovviamente, se volete, un inizio di seconda parte della prima parte dipende da quello che ti dicono loro. Però, diciamo, introduciamoci al come si fa, al come la potete vedere. Poi la gestione, chiaramente, della situazione non la possiamo fare qui, perché ognuno ha una sua situazione differente. Certo, però Allora. dicevo, almeno la parte statica la possiamo imbastire. Certo. Benissimo, ti lascio Così. libero ti lascio libero campo. Vai. Così Talligalli domani la mette in uno dei suoi video sicuramente. Invece, se il signor Talligalli se la facesse lui, invece di controllare lo spessore e la grandezza delle sue palle, controllasse le sfere che ha nella testa, magari potrebbe vedere che non gli si accendono nemmeno. Allora, si fa così. Immaginate. Provate a seguire questo discorso, fatelo con me. Immaginate di stare dentro una stanza che è circolare, grande quanto volete, una stanza che è totalmente buia, voi siete nel mezzo della stanza, la stanza è buia, non si vede niente. Guardate, provate a guardare a destra, a sinistra, in alto, in basso, è buio, è tutto buio. Nella stanza però si sta bene, c'è anche un bel freschetto. Voi sapete che in questa bella stanza, voi siete al centro, ci sono tre sfere che sono spente, sono come delle lampade, ma sono spente e quindi non si vedono. Voi non sapete né dove sono né che colore avranno quando si saranno accese, perché ora le accenderemo una per volta e quando le avremo accese una per volta, guarderemo come si mettono. Come sono grandi, come sono alte dal suolo, se sono per terra, in alto, e guarderemo che colore hanno. Potranno avere tutti i colori che vogliono, anche nere, magari non si vede niente, il nero è un colore, ma noi non lo sappiamo, siamo nella stanza buia e non si vede niente. Ora conto fino a tre, e quando avrò contato fino a tre, noi accenderemo la prima lampada, che è la lampada che corrisponde alla nostra mente. E guarderemo che posizione occupa, dove si mette, quanto è grande e che colore ha. Conto fino a tre e poi accenderemo la lampada di mente. Uno, due, tre. Lampada di mente si accende, si mette da qualche parte. Guardatela, prendete nota del colore, della grandezza, della posizione. Quella è la lampada di mente. Ora contiamo fino a tre e quando avrò detto il numero tre accenderemo la seconda lampada, la lampada di spirito. Non è importante sapere cos'è spirito, si accenderà la lampada di spirito. Al mio tre. Uno, due, tre. Guarda che colore ha la lampada di spirito. Come si è messa? Quanto è grande? E mentre guardiamo la lampada di spirito, io conto fino a tre e accenderemo al mio tre la terza lampada di anima. Conto fino a tre e poi anima si accenderà. Uno, due, tre. Oh, lampada anima, colore anima. Guarda, colore anima, colore spirito, colore mente. Tutti e tre insieme. Ora li facciamo unire. Mettiamo insieme tutte e tre le sfere, una dentro l'altra. Guardate
si fondono insieme nel tentativo di raggiungere un unico colore. No, tanti, uno. Tutte le sfere insieme dentro, una dentro l'altra, diventano una sfera sola. Colore. Guarda il colore della sfera unica. Più difficile, eh? Qualcuno ci mette più tempo. Beh, se non ci riesce non ha importanza. Ora dividiamo le tre sfere e facciamole ritornare tre, del loro colore, nella loro posizione originaria, anima, mente, spirito. Questa è la vostra cartolina. Fate ora la fotografia, clic, e ricordatevi la loro posizione, la loro grandezza, il loro colore. Fine. Facile, no? Per questo ti dico, tutti lo possono fare. Però, magari una intonazione di voce diversa, un ritmo differente della parola, producono situazioni completamente diverse. Bene, Corrado, io ti ringrazio tantissimo, spero che questo esperimento sia andato a buon fine per chiunque e che insomma sia valevole anche per i tuoi scopi, spero che il nostro servizio ti sia utile, ovviamente. Spero che domani non mi arrivino 600 milioni di TCT da analizzare, eh? No, speriamo di no, insomma, speriamo che tutti siano in una buonissima salute. Certo, ce l'auguriamo. Senti, io intanto ti ringrazio per adesso e ti saluto, casomai ci rifacciamo i saluti in fondo. Certo. Adesso vorrei passare la parola a Massimo Del Genio che ti farà delle domande dal pubblico. Ci sei, Massimo? No, non c'è. Arriverà. Non lo sentiamo. Forse non è di fronte al PC. Eccomi qui. No, ci sono. È che stavo controllando anche altre cose, perché intanto ci stanno facendo un sacco di domande sul sito di Mille Mics. E ciao Corrado, intanto ci sono anch'io. Bene. Eccomi qua. Io vi do la buona serata. Buon lavoro Max, ci sentiamo dopo. Ciao. Sì. Grazie Caruso. Allora, sì, ci sono un po' di domande e in merito a questo TCT, a questo esperimento, a questa prova insomma che hai fatto qui, ce lo stavano chiedendo in molti. Io avevo suggerito proprio quello che tu hai appena detto in chiusura, che il rapporto umano, il rapport, quindi l'intonazione, la voce, il ricalco anche con la persona possono essere molto importanti. Tu me lo confermi chiaramente? Sì, certo. Certo, e quindi per questo suggerivo che una cosa registrata poteva anche non essere efficace. È stato molto bello comunque che tu l'abbia fatto così in diretta, perché se non altro si è dato un'idea di come funziona la cosa. Certo. Esatto. Poi Telly Galli lo lasciamo nel suo brodo, a noi ci interessa poco. Tra le domande che ci sono state poste, ce n'è una che riguarda per esempio... una cosa di cui si è parlato poco stasera è, per esempio, la colorazione dell'anima che è del secondo creatore, quindi l'anima gialla, come l'abbiamo vista. E ci chiedono se ci sono delle differenze e quali possono essere tra l'anima del primo e del secondo creatore. Sì, dunque, innanzitutto, una cosa che abbiamo scoperto a un certo punto è che c'era la presenza di una parte animica in alcuni dei nostri adotti, che era gialla. Ora, una parte animica gialla non poteva essere una parte animica blu malata, perché la parte animica, se voi andate a leggere sull'articolo che noi abbiamo scritto, non può essere diventare gialla. Al massimo diventa ociano o magenta, ma gialla mai. Allora, ci deve essere qualcosa che la rendeva gialla. L'unica cosa che poteva diciamo dare un'interpretazione di tipo archetipico era che la parte animica gialla fosse la parte animica del secondo creatore, cioè quella che è sfuggita dalla seconda creazione, che rappresenta nella cabala ebraica il Keter, la corona, che rappresenta, come abbiamo scritto in Genesi 1, la coscienza,
che la vedi solo se sai che esiste. In effetti il giallo era esattamente il colore complementare del blu, quindi qualcosa che sta dall'altra parte non poteva che, dall'altra parte di anima di questa creazione, non poteva che essere gialla. La nostra ipotesi è andata a buon fine, perché quando si interroga l'anima gialla, essa risponde in modo diverso dall'anima blu. Mentre l'anima blu ha coscienza dell'uomo primo, sa che c'è questo signore con la barba, che si presenta in questo modo, che fa finta di essere il tuo babbo, il tuo creatore, eccetera, eccetera, l'anima gialla di questo non sa niente. E questo era in accordo con il fatto che quest'anima gialla avesse comunque alle spalle un'esperienza completamente differente. Non aveva cioè l'esperienza di qualcuno che l'aveva bloccata per tempo dentro di sé, schiavizzandola. Anima gialla è schiavizzata dal secondo creatore, ma in un modo completamente differente. I parassiti, quando un soggetto è animico del secondo creatore o del primo creatore, ha tutta una serie di parassiti che si agganciano a lui in modo totalmente differente. Questo perché l'anima gialla ha una costruzione vettoriale, geometrica, opposta a quella di anima blu. Quindi quello che si aggancia ad anima blu non si può agganciare ad anima gialla. Un'altra cosa che la gente non ha capito è che non ci possono essere un'anima blu e un'anima gialla insieme nello stesso contenitore, che si toccano, perché si annichilerebbero, come fa la materia e l'antimateria. Per cui ci sono soggetti che hanno anima gialla, ci sono soggetti che hanno anima blu, e queste due cose che sono differenti, perché le due anime hanno due comportamenti diversi, perché hanno due esperienze di vita diverse, influenzano anche il comportamento della tua situazione nel mondo. Abbiamo trovato per ora più anime blu che anime gialle, ma non possiamo assolutamente dire che ce ne siano più di una dell'altra, perché magari in Italia è così, che ne so, in Afghanistan è il contrario. Quindi non lo potremo mai sapere questa cosa qui, però è evidente che l'anima gialla, per esempio, non è agganciabile da nessuno. L'anima gialla rimane gialla, di solito quando c'è il parassita, di solito, però non posso escludere il contrario, il parassita si aggancia o alla mente o allo spirito. Abbiamo in effetti pochissimi casi di parassitaggio di anima gialla, e anima gialla parassitata tende a diventare o ciano o magenta, giustamente, perché sono regole. Se voi andate a leggere e capite le regole della geometria, scoprite che sono le stesse regole che noi abbiamo usato e che regolano la fisica e la meccanica dei quark colore: il quark rosso, blu e verde, e il quark ciano, giallo e magenta, up e down, come li chiamano. Invece noi li chiamiamo con i segni più e meno. Certo. Sì, beh, sì, infatti poi si vedono anche molte corrispondenze anche con il suono, che sarà tema di un prossimo articolo, giusto? Certo, certo. Ecco, quindi, in base a questo, secondo te, anima gialla è consapevole dell'esistenza di anima blu? No, cioè poco consapevole, poco. Quindi, sì. Sì, no, perché poi alla fine la domanda era questa. Da quello che emerge in ipnosi, e che ormai è stato pubblicato un po' ovunque, sulla percentuale di persone animiche su questo pianeta, che si assesta più o meno sul 20%, potrebbe essere la parte animica di un determinato colore che parla di se stessa, inconsapevole dell'altra? Ah, sì, certo. La parte animica blu, che pensa di esserci solamente lei, sì, potrebbe essere, non lo posso escludere. Benissimo, e quindi questo è un argomento aperto ancora. Però posso fare un'indagine da questo punto di vista, e se volete posso, nei prossimi casi che mi capiteranno, verificare questa cosa. Di solito
quando noi facciamo delle domande in ipnosi profonda, che facciamo pochissime volte solo per comprendere delle cose e non per tirare fuori ormai il soggetto dall'adduzione, siamo giunti a parlare con la coscienza, siamo giunti cioè non a mettere in ipnosi il soggetto e a far tirare fuori l'anima, ma a prendere anima, a mandarla alla coscienza e a parlare con la coscienza, è sbagliato, direi col primo creatore, non con il secondo, col primo creatore. E il primo creatore è cosciente che esiste un secondo creatore che si è separato da lei. Però non abbiamo mai fatto questo tipo di approfondimento su anima. Se anima sa che esiste un'altra parte animica di là, lo sa quando ci si incontra, quando la vede, quando gliela fai notare, però lei non ci ha mai pensato e pare che non gliene fotta granché. Certo. Ci sono un po' di domande che ti dirò, faccio fatica io stesso a comprendere, perché alle volte magari sono scritte velocemente o magari non lo so. Ce n'è una che è abbastanza semplice, che è: cosa significa vedere le tre sfere color azzurro mare e non vedere nessun collegamento con nessun creatore? Dunque, tutte le tre sfere dello stesso colore. Allora, così sembra. Così sembra. Una sarà di anima, se le sfere sono tre, una è di anima, una di mente, una di spirito. L'azzurro mare è quello che noi chiamiamo oceano. Quindi, questo cosa vuol dire? Ve lo dico subito. Il oceano può essere la mente, che può essere oceano, e anima, che può essere oceano. Mentre lo spirito rosso non può mai essere ciano, ma è o al massimo o giallo o magenta. Poi vi dirò di più. In questo contesto, quando spirito, mente, che è verde, in realtà è ciano, cioè azzurro chiaro, questo vuol dire che oltre l'asse dell'energia green, cioè il verde, in espulsione, in uscita, non c'è l'assorbimento dell'asse blu, che è del tempo. Quindi una mente ciano è una mente che è fuori dal tempo, di una persona che arriva sempre in ritardo, che non sa che cosa vuol dire mezz'ora, che non ha la più pallida idea di che differenza ci sia tra oggi, ieri, domani, fra un anno, un po' svagata. Mentre un'anima che deve essere da blu diventa ciano, è un'anima che ha lo stesso identico problema, perché oltre all'asse green ha anche l'asse blu, cioè del tempo. Vedi come questo test ha una congruenza precisa? Sia la parte animica che la parte mentale non hanno la più pallida idea dell'asse del tempo. Un soggetto totalmente fuori dalla visione del tempo. E qui veniamo alla parte dello spirito. Lo spirito è rosso, al massimo può essere o giallo o magenta. Un colore che assomigli all'azzurretto chiaro è un colore che ci fa capire come anche in questo caso lo spirito rosso abbia in parte l'asse blu bloccato e in parte anche l'asse rosso bloccato. Non è proprio uguale all'azzurro, ma ci assomiglierà molto. Cioè uno spirito che praticamente è fuori dal tempo, ma anche un po' fuori dallo spazio. Azzurro, azzurro, azzurro vuol dire vivere in un contesto come, sai quando sai il raffreddore, che sei in questa campana spazio-temporale in cui non capisci che cosa ti succede d'intorno? Esatto. Sì, un'altra domanda che ho visto anche riposta molte volte anche in altri forum in giro per il web, è una domanda che magari così la chiariamo una volta per tutte, ed è questa: da coscienza, alla fine di questo ciclo, andrà tutta la triade o soltanto anima? Bene, sì, capisco. Per quanto io mi sforzi di chiedere alla parte animica se vuol portare con sé l'anima, vuol portare con sé lo spirito e la mente,
lei ti dice sì, sarebbe bello, ma comunque ti dice non si può. E questo torna da un punto di vista di vettori e di versori geometrici. Anima torna alla coscienza. Alla coscienza tornerà anche la coscienza di spirito e la coscienza di mente. Solo le tre coscienze insieme torneranno alla coscienza. Ma quando anima va a giocare di là, come dice lei, prima di rientrare alla coscienza, cioè andando in una posizione del nostro universo differente, a giocare da un'altra parte, ci va solo lei, spirito e mente sembra che rimangano di qua, o comunque per loro ci sarà un tragitto differente. In ogni caso, le loro tre coscienze, cioè l'unica cosa viva che è dentro di loro, finirà tutto in uno stesso bidone finale, che è il bidone della coscienza. Ecco, quindi in ogni caso la coscienza non muore. No, la coscienza è eterna. Esatto, e questo sembrava che non fosse compreso. Ovvero si chiedeva dove vanno a finire, se vanno insieme ad anima. Non importa che vadano insieme ad anima, comunque non muoiono. Esatto. Benissimo. Bene, un'altra domanda, adesso magari esuliamo un attimo dall'argomento della TCT, se a te va bene. Sì. Sì, c'era una domanda sulle abduction, sulla fisica dell'abduction, sulle differenze temporali, sul fatto che qualcuno ci chiedeva appunto come può essere possibile che in alcuni casi succede che l'adotto viene preso e riportato nello stesso tempo, quindi nel tempo di Planck, tempo zero, oppure più tardi, o addirittura prima. C'è una spiegazione a questa cosa? Sì. La spiegazione è questa. Siccome il tempo, come lo spazio, secondo le nostre ipotesi di lavoro, sono tutti quantizzati, non solo l'energia è quantizzata, ma anche il tempo e lo spazio, come sembrano dimostrare lavori di fisica quantistica recentissimi, è evidente che se io prendo un soggetto al tempo X, non posso riportarlo che al tempo x più 1, x più 2, x più 3, ma non al tempo x più 0,5, x più 1,5. Nel mezzo, tra 1 e 2, non c'è niente. Quindi, se io prelevo un soggetto dal tempo x, spero di fare bene i conti e di riportarlo, quando lo riporto, a x, o a x più 1. Ma qualche volta sbaglio, scalino, e lo poggio in uno scalino più in giù, in una rampa di scale più in giù, magari un'ora prima, due ore dopo, oppure in un altro posto. Esempio, mi ricordo sempre di un caso che riportavano i giornali circa 30 anni fa, di un camionista che venne ritrovato a mezzanotte che vagava nei campi vicino a Reggio Emilia e non sapeva cosa era successo. Il suo camion era rimasto a Padova e lui si trovava lì. Chiaramente, quando l'hanno riportato questo povero disgraziato, addotto, preso da prelevato dal camion, l'hanno poi riportato in un posto sbagliato. Così come succedeva con due addotti inglesi, se ne è interessato la Biufora di questo caso, cioè praticamente il centro ufologico inglese. Philip Mantle scrive un libro e riporta questo caso in uno dei suoi libri. Sull'autostrada. Rapiscono due soggetti, uno che andava in un senso e l'altra, una femmina, che andava nel senso opposto. Si ferma il tempo, si blocca tutto e dalle due macchine che vengono bloccate, una da una parte e una dall'altra parte della strada, i due soggetti vedono l'altro che viene tirato fuori e tutti e due salgono ed entrano nella macchina volante. A tutti e due faranno un bel culo e poi l'alieno li riporta giù. Solo che nel riportarli giù mette la donna nella macchina dell'uomo e l'uomo nella macchina della donna. Si svegliano, si rimuove il tempo, ognuno dei due vede l'altro dall'altra parte della strada nella macchina sua. Si blocca il tempo, questi due vengono ripresi e vengono riscambiati e vengono rimessi nella macchina giusta. Riparte il tempo, questi rincoglioniti se ne vanno a casa. Lui viene poi a contatto con gli investigatori della Biufora, che allora loro usavano l'ipnosi regressiva, gli fanno ricordare questo evento. La Biufora mette un articolo sul giornale nel tentativo di trovare l'altra testimone,
dopo 7-8 mesi ritrovano anche l'altra testimone che risponde al loro annuncio sul giornale, riuscendo a ricostruire così il fatto che questi alieni si fossero sbagliati e avessero messo in uno spazio e in un tempo diverso i due soggetti che avevano prelevato insieme. Quindi errori sia nel tempo che nello spazio. L'alieno ha troppe cose da fare e ultimamente sbaglia. Ti dirò che quando leggevo di queste cose rimanevo molto perplesso. Poi hanno cominciato a raccontarle anche a me. Ci ho dovuto prendere. C'è un altro utente che ci chiede se siamo riusciti a scoprire qual è il momento che Anima sceglie per inserirsi nel contenitore, se al concepimento o alla nascita, e come fa a sapere che c'è un contenitore pronto all'uso, mi scrive. Allora, la prima parte della domanda si sa, la seconda no. Nel senso che quando noi riportavamo le prime volte che facevamo l'ipnosi il soggetto indietro nel tempo, ci siamo, per fargli ricordare la sua prima adduzione, alcune volte ci siamo trovati col soggetto che raccontava la sua prima adduzione quando era nella pancia della mamma. E allora ci siamo resi conto che la parte animica entra all'interno del bambino quando il bambino è completamente formato, non prima. Questo penso che faccia gioco agli antiabortisti, no? Vabbè, sì, quando è completamente formato, non prima. Dopo che Anima è entrata, entra subito il Lux, e nello stesso istante entra anche, o comunque a breve giro di posta, la memoria aliena attiva, che è già dentro quando il bambino è piccolo. Certo. Qui una domanda che per me è un po' strana, non so se tu magari puoi rispondere. La domanda è se Anima può mutare il proprio fattore compatibile nel suo contenitore e renderlo avulso all'adduzione. Cioè, voglio dire, il fattore compatibile è quello che rende il contenitore compatibile con Anima. Giusto. Sì. Quindi ci chiede senza comprometterlo ulteriormente, quindi rendendolo compatibile con Anima ma non compatibile all'adduzione. Non so cosa voglia chiedere in realtà, se l'hai capito tu. Sì, sì. Facciamo un esempio. Rifaccio la stessa domanda in un altro modo, che forse è più comprensibile. Ammettiamo che Anima ha un contenitore preciso. Questo contenitore è più o meno biocompatibile con l'alieno. Quindi l'alieno può prendere, che ne so, lo sperma del maschio, gli ovuli della femmina, il DNA, farci delle cose. Se la parte animica, con la sua volontà, modifica questi parametri biologici dell'essere umano, rimanendo compatibile a livello di sequenza di basi puriniche e pirimidiniche del DNA, ma facendo in modo che qualcosa a livello biochimico non renda più il contenitore di tipo biologico compatibile con tutti gli esperimenti che fanno sia i militari che gli alieni, beh, è chiaro che il militare e l'alieno dovrebbe mollare la presa, perché non gli servirebbe più una cosa del genere. Però sì, Anima lo può fare, però credo che ci siano dei sistemi più semplici. Direi che invece questo tipo di sistema è quello che potrebbe essere stato utilizzato dai militari nel tentativo di liberarsi degli alieni, praticamente vaccinando in un modo molto particolare, senza dirglielo, tutta la popolazione umana. Cioè, tentando di farlo, costruendo una specie di virus che magari all'essere umano non fa nulla, ma all'alieno fa qualcosa, e quindi rendendo i contenitori umani non più utilizzabili dagli alieni. Chissà che questa cosa non sia successa già in passato e sia successa andando male. Chissà che uno di questi virus non sia uscito da uno dei laboratori e abbia poi creato, per esempio, l'AIDS, l'HIV, un virus che molti dicono essere stato creato in laboratorio e che si adatta direttamente al tipo di genoma che noi abbiamo. Chi lo sa? Magari i militari volevano semplicemente trovare il sistema di immunizzare la popolazione umana per ciucciare solamente loro, poi, gli esseri umani, non per salvare l'umanità. Figurati se un militare vuole salvare l'umanità, no? Ma magari questo esperimento gli è andato male ed ecco che sono venute fuori queste strane malattie, come la mania di voler vaccinare sempre ogni tanto un bel po' di popolazione. Io sono molto sospettoso sul fatto che questi vaccini servano per non farti venire raffreddore. Certo,
E si parla di vaccini, chissà quante cose compriamo al supermercato magari invece. No, no. Noi siamo sicuri in Italia che stiamo da 20 anni, 30 anni mangiando roba transgenica, certo. Anche se non ce lo dice nessuno. E questo io, se vi posso dire che se fate le analisi del DNA sulla roba che mangiate, trovate l'80% di roba transgenica. Sì, poi mi sembra che noi siamo anche un bacino di sperimentazione per i medicinali americani, cioè prima sì. L'Europa, poi l'America. Chiediamolo infatti alla Monsanto, quando ci viene a vendere il grano che loro dicono che non è modificato geneticamente, mentre in realtà nei nostri laboratori dell'Euratom di Ispra risulta che invece è totalmente modificato, però pare che da lì non ce lo vogliano dire, ma in realtà io credo di aver capito che invece alcune analisi non sono proprio come devono essere fatte. Ma sapete, l'Euratom di Ispra che sta facendo queste analisi in realtà non vuol dire i risultati, perché sono sotto segreto militare questi risultati. Ma pensa che strano. Ci vorrebbe un risveglio delle coscienze a livello basico, Corrado, più che vero dal punto di vista di come siamo manipolati proprio nei nostri rapporti tra noi e con chi comanda e con chi ci fornisce anche la sopravvivenza alla fin fine. Beh, torniamo sull'altro argomento, dove ci chiedevano anche di chiarire, se puoi, un po' di più. Quali sono le differenze tra il tipo di interferenza dell'UP1 e dell'UP2? Come agiscono? Ci sono delle differenze? E se sì, in che senso? Sì, ci sono delle differenze. Le differenze sostanziali sono che l'uomo primo ha un corpo, l'uomo primo 1, mentre l'uomo primo 2 non ha un corpo. Questo prevede che quando alla parte animica, gialla o azzurra o blu che sia, gli chiedi come è fatto questo coso, innanzitutto ti danno due indicazioni differenti. Poi un'altra indicazione è che mentre l'anima ha un concetto di UP1 come il suo babbo buono, anima gialla non ha praticamente nessun concetto di UP2, perché tecnicamente non sono mai stati insieme, non c'è quel rapporto che invece lega anima blu al UP1. Poi c'è la differenza sostanziale che i valori geometrici di UP1 e di UP2, che stanno in due ottanti dell'universo differenti, caratterizzati quindi da colori differenti, e quindi si possono agganciare non alle stesse componenti, anima, mente e spirito. Per esempio, UP1 si può agganciare, faccio per dire, ad anima, ma UP1 non si può agganciare ad anima gialla, solo ad anima blu. Così UP2 non si può più agganciare ad anima gialla, perché è venuta di qua, ma si deve agganciare probabilmente alla mente, e attraverso la mente e attraverso i parassiti, che sono quelli che lui gestisce, quindi la cosa che sta dentro l'orus, Ra, o la cosa che sta dentro il ringhio, i sei dita, che noi chiamiamo ringhio, attraverso quindi le sue creature, oppure attraverso l'essere blu che si aggancia magari allo spirito secondo quei parametri geometrici di cui si diceva sopra, cerca di comunque fregare il soggetto, però deve usare dei suoi sottoposti, mentre UP1 sembra che lo possa fare direttamente su anima, quindi cioè un qualche cosa che poi caso per caso noi vediamo con i colori scambiati, ma che possiamo identificare con assoluta precisione sulla base dei colori. Per esempio, se anima blu è diventata anima rossa, noi ci dobbiamo chiedere, a livello di vettori, il blu più X dà il rosso. E questo X che cos'è? Una volta che lo stabiliamo per differenza, andiamo a vedere X come è fatto, che colore è e in quale ottante abita. In quell'istante sappiamo esattamente in quell'ottante se c'è la creatura l'UP2, se c'è il C2, se c'è il C1, se c'è l'essere blu, se c'è il Lux e così via. Grazie Corrado. Noi avevamo avuto una richiesta da parecchi utenti di una puntata sui sogni. Ormai non c'è più tempo, magari forse più avanti ne potremo parlare, però certo.
magari come, così come conclusione, volevano chiederti se c'è un rapporto tra i colori e i sogni, cioè certo. se nel mondo onirico ci sono delle rappresentazioni del colore riguardo al nostro stato di salute, psichica, certo. mentale o fisica. Dunque, innanzitutto il colore è formato, è legato, ce ne accorgiamo sia nel sogno che nella realtà, è da una parte della corteccia cerebrale che produce le emozioni. Quindi una persona che ha tanta emozione vede e sogna a colori forti. Una persona che invece è decerebrata, tra virgolette, sognerà in bianco e nero. Questa è una delle tecniche che si usa nella programmazione neurolinguistica. Se tu devi ricordare un trauma per poterlo poi rielaborare, ma il trauma ti farebbe paura, allora tu, il PNLista, ti fa ricordare il trauma in bianco e nero, come se lo vedessi in un televisore. Quindi tu, anche se fosse il peggio stupro, te lo ricordi senza un minimo di paura, di stress, perché lo stress è stato lobotomizzato in qualche modo. Così la differenza che c'è tra un sogno e la realtà si può proprio verificare dalla intensità del colore. Perché? La realtà ha sempre dei colori molto vividi, il sogno ha sempre dei colori molto tenui, pastello. E il sogno può essere addirittura in bianco e nero. Quando cioè il contenuto del sogno a livello archetipico ed emotivo è molto forte, nasce un autoprocesso di autodifesa in cui tu sognerai le immagini senza avere le emozioni e quindi sei costretto a sognare in bianco e nero. Questo succede anche nella realtà delle adduzioni, perché nell'adduzione sovente il soggetto, quando racconta in ipnosi le cose, le racconta senza, a volte, senza pathos, e le racconta in bianco e nero. Perché? Perché l'alieno sa perfettamente che il soggetto non si deve ricordare nulla e sa che più tu hai paura, più l'imprinting forte del ricordo non potrà essere cancellato. Allora, prima di prenderti, ti decerebra in qualche modo, facendoti non essere più sensibile alle emozioni. Così anche se ti tagliano una gamba, te lo guardi, dici, mi stanno tagliando una gamba, non succede niente. Però quando vanno al di là della decerebrazione e spingono troppo in là, ti tolgono anche la possibilità di vedere il mondo a colori, e quindi tu, nel rividificare il rapimento alieno, che a volte credi che sia stato un sogno, lo rivedi in bianco e nero, come lo hai vissuto quando effettivamente eri là. Quindi più che il tipo di colore è il tipo di tonalità, che è la cosa che distingue il sogno dalla realtà. Poi ci sono dei casi particolari in cui il soggetto sogna in un unico tipo di colore, cioè invece della tonalità di grigio, tutta la tonalità di giallo, tutta la tonalità di rosso, tutta la tonalità di verde. Ecco che in quel caso il colore è sicuramente legato al contesto della scena. Quindi bisogna ricordare che, secondo il test Max Luscher dei colori, il rosso è il fuoco, è la rappresentazione del sangue, è la cosa dell'incazzatura, il verde è invece la natura che nasce, come l'erba che cresce in primavera, il blu è il colore della meditazione, il marrone è il colore della terra, e così all'interno di questa serie di colori si può avere un aiuto nell'interpretare il significato archetipico del sogno sulla base del colore di fondo. Ti ringrazio, Corrado, per questa grandiosa puntata a mio nome e anche a nome di tutti gli ascoltatori. Volevo concludere, prima di passare la parola a Caruso, con una domanda che è un po' personale, ma che probabilmente ti piacerà dare la risposta, giusto perché forse te l'avranno anche già chiesto. Perché tu stesso l'hai affermato, e si legge spesso che aiutare gli altri è spesso un indice di una volontà di aiutare se stessi, e da questo punto di vista Corrado Malanga, che fa tutto quello che fa, in cosa si sta aiutando e perché lo fa? Ma è una cosa, io ce l'ho chiara questa cosa qui. Io qui non ci volevo venire,
è come se qualcuno mi avesse obbligato a venire in questo cavolo di mondo e fare una faticata enorme che io sapevo già che non sarebbe servita a niente. Comunque, siccome non ci voleva venire nessuno, sento dentro di me che ci sono dovuto venire io. Questa è una cosa archetipica che non ha nessun significato, però la sento dentro. Ecco, quindi è tutto un discorso da lobo destro. Bene, cosa ci guadagno? Prima acquisiamo coscienza, prima ce ne torniamo a casa e basta con questa cazzo di vita, tutte le reincarnazioni di questo mondo. Io mi sono rotto le balle. Più riesco a far acquisire coscienza agli esseri umani e più non avrò il dovere e l'obbligo di ritornare in questo posto così schifoso e rifarmela con gli alieni, rifarmela col direttore del dipartimento, sputare nel chiasma ottico alcun e rompermi le balle con tutte le persone a cui mi rompo le balle ora. Bene, bene, e questa credo che magari se la riciclerà Telly Galli anche questa qui. Esattamente, certo. Io ti ringrazio dal mio punto di vista e anche per conto di tutti gli ascoltatori, ripasso la palla a Caruso e ti ringrazio e ti saluto. Grazie a te. Ciao ciao. Bene, cari ascoltatori, siamo arrivati anche stasera in fondo alla puntata. Ci scusiamo se siamo andati un po' lunghi, ma spero che siate stati bene in nostra compagnia e che abbiate avuto ulteriori informazioni sulla TCT dinamica. Troverete i file in questione nel sito ufficiale di Corrado Malanga, al sito www.ufomachine.org. Intanto devo assolutamente ringraziare Corrado per essere stati con noi. Corrado, grazie, hai fatto a voi. Hai fatto una puntatona splendida, davvero grazie. Grazie a voi della vostra ospitalità. Per tutti quelli che non hanno avuto risposta invece, non vi preoccupate, perché stiamo organizzando una puntata, proprio come la 15ª puntata, basata sulle vostre domande, quindi tranquilli, noi stiamo archiviando tutto il materiale. E vi anticipo che stiamo anche organizzando una puntata con Corrado, se ce lo permetterà, come ha anticipato anche Max, che riguarderà i sogni, ma sì, insomma dovremo anche valutare i suoi impegni e vediamo se ci dirà di sì. E sicuramente voglio ringraziare Michele alla parte tecnica, che stasera si è dato molto da fare. Voglio ringraziare Max, Tiziana e Mira in redazione. Come al solito vi ricordo che la puntata di stasera la troverete tra qualche giorno nel nostro sito ufficiale http://ufocast.ufomachine.org. Vi ricordo ufocast.ufomachine.org. Noi ci ritroviamo come al solito di venerdì dalle ore 22 alle ore 24. La prossima puntata avremo un altro ospite illustre, ma non vi dico niente perché voglio lasciarvi un po' di curiosità. Ecco, vi ringrazio tantissimo per l'affetto, cari ascoltatori, continuate a seguirci, ci fa bene veramente a tutti. E ora, da Caruso Colzi e dalla redazione di Radio UFOcast, una buona seratona a tutti.